Segretario, faccia l'appello. Di Biasi sempre assente, Di Filippo presente, Crispino, Russo, Marciano, Cammarota, La Porta, Verrone, Di Nardo, cioè Bufano, Framondino, Comite, Botticchio, Coppola, Abate, Pesca, Coppola, manco c'è. Pesca e sindaco. La seduta è valida, rientra anche il consigliere Botticchio. Allora, abbiamo verificato effettivamente la delibera 41 non è, per problemi tecnici non è stata pubblicata, quindi allora, il Presidente assumerà le determinazioni del caso. Sì, faccio la proposta al Consiglio di ritirare l'argomento e di proporlo al prossimo Consiglio Comunale. Chi è favorevole alla proposta? È unanime, il Consiglio approva il rinvio del terzo punto all'ordine del giorno. Quarto punto all'ordine del giorno, rinegoziazione del mutuo in essere tra Intesa San Paolo e il Comune di Agropoli per effetto dell'atto di assegnazione di beni del 29/3/2016 e successivo perfezionamento tra le predette parti. Relaziona il Assessore Mutalipassi. Grazie Presidente. Prima di affrontare l'argomento mi occorreva una precisazione su quante sono state le affermazioni fatte poco fa dal consigliere Botticchio. Mi rivolgo soprattutto ai cittadini che ci ascoltano da casa. Un consigliere comunale che non sa che i proventi dei pontili o i proventi dell'imposta di soggiorno sono annualmente, la destinazione di queste risorse sono annualmente approvate con delibera di giunta che è propedeutica, regolarmente pubblicata in albo, è propedeutica all'approvazione dei bilanci di previsione, quindi dimando a lei, la invito a consultare le delibere di giunta, saprà che fine fanno quegli introiti. Tornando all'argomento, voi volete sempre, cercate sempre di chiamare ignoranti agli altri. Consigliere. E rimanda, lei non deve rimandare un bel niente. Però non si devono dare false informazioni. Non si devono dare false informazioni. Non si devono dare false informazioni. No, è lei che si butta con i piedi avanti. No, io sono trasparente, come lei mi vede. Sono sempre stato in vita mia, lo sarò sempre. Ci sono proventi del comune, la tassa di soggiorno. Dove vanno questi soldi? Consigliere. E sono le delibere di giunta. La invito a vedere le delibere. Allora leggiamo le determine insieme davanti al popolo di Agropoli. Vanno a clientele, amici e clientele. Si vergogni di puntare il dito verso di me, si vergogni. Non sono io che la punto, consigliere. Non sono io che la punto. Ne meritate tante voi le querele, ma mica solo querele. Il mio intervento è volto a fare delle precisazioni perché i cittadini certe volte vengono deviati da delle affermazioni, quindi io ci tengo alla trasparenza. Lo sono sempre stato per 56 anni e spero in Dio di esserlo sempre. Veniamo all'argomento all'ordine del giorno. Devo dire finalmente, perché finalmente termina un dialogo che c'è stato con la banca Intesa San Paolo, atto a questa rinegoziazione di questo mutuo. Brevemente faccio un po' la cronistoria. Ricordo a questo Consiglio Comunale che nel 2016 fu sciolta l'Agropoli Cilento di Trasformazione Urbana, la società di trasformazione urbana che aveva acquistato il castello e per l'acquisto del castello avevo contratto un mutuo dell'importo di euro 3 milioni. Nel 2016 fu questo scioglimento della società, il bene pubblico del castello è passato al comune, di proprietà del comune, e di conseguenza, con atto poi di questo Consiglio Comunale del novembre del 2017, il mutuo si è accollato per atto dovuto, il mutuo che all'epoca, che precedentemente era stato contratto dalla STU. In quella stessa delibera di mutuo, su mia proposta, fu inserita una postilla che l'ente si sarebbe
avvalso della possibilità di rinegoziazione di questo mutuo, perché ricordo questo mutuo fu contratto con un tasso di interesse del 6,38%, un tasso di interesse enormemente alto rispetto a quelle che sono le condizioni attuali. Allora, dopo l'atto di definitivo di accollo, questo assessorato, con il responsabile del servizio finanziario, all'epoca il dottor Capozzo, il quale ringrazio per la dedizione che si è dedicata a questo argomento e per la sua definizione, abbiamo messo in campo tutti i provvedimenti necessari, gli atti necessari affinché si addivenisse appunto a una rinegoziazione che fosse più favorevole per l'ente. Dopo vari incontri, dopo vari scambi di mail, scambi di PEC, videochiamate, abbiamo raggiunto un'intesa di rinegoziare questo mutuo al tasso del 4%. Questo consentirà all'ente di avere un risparmio di complessivamente di oltre 400.000 euro. E penso che questo sia un ottimo risultato, il massimo che oggi potevamo ottenere. Mi rammarico che il tasso di interesse può sembrare ancora alto, però c'è da dire questo fatto, che la banca giustifica la sua posizione sul fatto che le condizioni che lei ha dovuto sostenere al momento in cui appunto ha deliberato la contrazione, diciamo, di concedere il mutuo all'Agropolis 2. Penso che sia una cosa ottimale per l'ente, penso che sia un provvedimento che possa richiedere e ottenere l'approvazione da parte dell'intero Consiglio Comunale. Grazie. Ci sono interventi? Sì, Presidente, prego, mi scusi, ma il parere del Collegio dei Revisori perché non è riportato in delibera? Le proposte vengono fatte, preparate e trasmesse anche al Collegio dei Revisori perché si possano poi esprimere con il loro parere. Il parere comunque agli atti è del solo Ma agli atti da quando? Perché io sono stato in segreteria comunale il 21, è vero segretario, sono venuto la mattina, non l'ho trovato il suo parere. Il Collegio dei Revisori ha protocollato il 21 giugno 2021 con protocollo 18.186 il verbale numero 7 del 21 Quindi giugno. Quindi è con ritardo rispetto ai tempi regolamentari del funzionamento di Consiglio Comunale, perché io la mattina alle 8.30 del 21 ero in segreteria e non ho trovato il parere. Il regolamento invece di funzionamento del Consiglio Comunale dice che gli atti devono essere completi di tutti i pareri. 4 giorni prima. Sì, 4 giorni prima. Facciamo la conta. No, non facciamo nessuna conta. No, lei 4 giorni prima, 21, 25, 8 e 30, 10, ci siamo. No, non ci siamo. Allora, quindi, scriva a verbale, segretario, che io contesto vivamente il conteggio temporale effettuato dal Presidente. Per me alle 8.30 del 21 la delibera doveva essere completa del parere del Collegio dei Revisori. Siccome su queste cose ho già interessato varie volte gli organi sovraordinati, intendendo il Prefetto, e lo stesso praticamente si è permesso il lusso di trasferire la mia denuncia in legittimità o in illegittimità, questa volta non si tratta di un'illegittimità, ma si tratta di un'interpretazione del tutto personale del regolamento, che io contesto. Quindi questo deve risultare a verbale, perché poi ce ne saranno anche altri. Grazie. Ci sono altri interventi? Volevo fare una precisazione, Presidente. Prego. Nel deliberato, volevo porre l'attenzione del Consiglio, nel deliberato, nella lettera C, la scadenza del prestito al 1 marzo 2044, dico leggerla, la scadenza del prestito al 31 marzo 2044, perché è l'ultima data del finanziamento, quindi anziché 1 marzo 2044, 31 marzo 2044. Grazie. Prego, consigliere Botti. Dato che la gente a casa deve capire il costo di questo castello,
per stato, mi sembra, acquistati il 2008, se non sbaglio, 2007-2008, la società che si chiamava Stu. Ad oggi, cittadini di Agropoli, pagato oltre 3 milioni di euro, oggi rimane 2 milioni e 437 mila euro da rinegoziare, mi sembra, se non sbaglio, ed è un mutuo fino al 2039. Praticamente sto castello ci ha portato il castello, cioè guardate l'acquisto del castello, perché i cittadini devono capire l'acquisto di un castello, i benefici che ha portato il castello e le spiagge rovinate. Vedete poi, se, ecco perché io poi attacco i consiglieri, perché io voglio i consiglieri, che pure loro, o sono stupida io e pure i cittadini non capiscono niente, o voi siete troppo intelligenti, non lo so, non riesco. Cioè, ad oggi, dopo 13 anni pagato un mutuo, abbiamo ancora 2 milioni e mezzo, ma non scherziamo proprio, ma si acquisti chi li ha? Lei era revisore dei conti quando hanno acquistato il castello. Ah, non lo era, dopo i 5 anni. So che è stato revisore dei conti. Penso che si è spaventato anche lei. E ho fatto il mio dovere anche in quell'occasione. Ecco, quindi voglio dire, si è spaventato anche lei, perché qua i numeri parlano. Le devo rispondere da tecnico, da cittadina agropolese, come vuole che le risponda? No, lei mi risponda più da cittadino. Perché da cittadina agropolese io sono contento che la città di Agropoli sia proprietaria del castello. E spiagge piangono. Perché un castello 3 milioni di euro e a oggi dopo 13 anni si ritratta il mutuo e risparmiamo 400, cioè praticamente la tassa di soggiorno, i posti, tutti questi poveri cittadini tassati devono poi pagare le cretinate, le furbate, come le vogliamo chiamare, e continuate, che poi finito questi acquisti grandi, poi se continuate che il clientele a 15, 20 euro a te, 18 a te, e tu, mo volete mettere le associazioni, la dovete smettere, questi sono soldi della città di Agropoli, ve ne dovete andare a casa, andate a casa e fate la vostra vita tranquilla, perché amministrare la cosa pubblica, i soldi sono cari a tutti, qua sono, parliamo di soldi di cittadini, dei cittadini, leggere questi numeri è vergognoso, vergognoso, io sono libera, vedi, lo posso dire, non tutti possono parlare. Io, per me l'acquisto di quel castello è stata, ma una cosa, non dico inutile, perché si poteva, c'erano tanti modi. Come avete pigliato i 4 milioni con i fondi europei giù a Lì d'Azzurro per rovinarlo, aspettavate, no? Era imbellente quell'acquisto, era imbellente. Cioè non si poteva, non viveva Agropoli. Quindi c'erano tante strade, tanti modi per non indebitare la povera gente, perché la povera gente ha subito, che neanche un bagno a mare si può fare. Vergogna assoluta, questi numeri qua io me li faccio vedere a tutti quanti, va bene? Grazie, prego consigliere Pesco. Io naturalmente preannuncio il mio voto contrario a questa delibera. Io sono stato dall'inizio contrario all'acquisto del castello di Agropoli, ritenevo che all'epoca quell'operazione dell'acquisto tramite la STU era un qualcosa da non fare e ritenevo che potevano essere altri modi per poter acquistare il castello, quale anche eventualmente lo sproprio pubblico utilità o eventualmente un finanziamento, qualcosa del genere, si poteva fare. Però è stata una scelta politica e le scelte politiche di un'amministrazione, è chiaro che se ne assume le sue responsabilità, perché la politica è anche questa, è scelta decisionale. Ora però voglio dire un'altra cosa, noi teniamo adesso in questo momento, dobbiamo dire purtroppo ai cittadini che abbiamo un mutuo che sarà spalmato 2039, penso che sia spalmato per 4 anni successivi ancora, no? C'è un prolungamento di 4 anni. Quindi noi praticamente paghiamo il castello nel 2043, questa è la data. 31 marzo 2044. 2044, quindi voglio dire, come alla fine abbiamo questa città a questo debito fino al 2044, è questo che purtroppo ci è stato dato dalla politica portata avanti in questi anni. Quindi io sono contrario assolutamente a questa delibera. Naturalmente c'è stata la rinegoziazione, però non è che la banca sostanzialmente ci ha fatto una cortesia a noi nel riconoziare il mutuo, era perché vi era una normativa legislativa che l'assessore magari ha saputo cogliere meglio e poter rinegoziare tutto. Però ho rilevato anche qualche altra criticità. Noi vedevo qua anche dalla relazione della Corte dei Conti, anche dalla relazione fatta dall'assessore, che ci sono ulteriori 83.000 euro di cui noi siamo debitori, che non abbiamo ancora
di rate scadute non pagate. Giusto, preciso, nelle more della penalizzazione la data dell'anno 2020 fu pagata soltanto la quota capitale in attesa che si stava definendo la rinegoziazione. E quindi noi siamo, quindi praticamente adesso dobbiamo spalmare anche questi ultimi 83.000 euro che non sono stati... Erano già comprensivi nella data all'origine, quindi non è un ulteriore costo. È stato ulteriormente spalmato, poi, quindi un ulteriore beneficio temporale per le finanze dell'ente. Poi ho visto un'altra cosa che poi non ho avuto modo di approfondire, che è la relazione della Corte dei Conti, della Revisore dei Conti, i quali ci dicono sostanzialmente che il mutuo poteva essere pagato quindi con la surroga da parte di un altro istituto, ma c'era una clausola che impediva questo, tant'è vero che non si è potuto fare questa surroga perché c'era una clausola molto grave per il Comune di Agropoli che praticamente doveva andare a pagare una penale per quanto riguardava questa negoziazione. Credo quindi che si poteva fare di meglio rispetto a questa negoziazione, quindi io annuncio il mio voto contrario ed è contrario sin dall'inizio come proprio operazione iniziale della politica effettuata per il Castello. Grazie. Grazie consigliere. Prego sindaco. Allora, molto rapidamente volevo ricordare che la discussione sull'acquisto del castello fu centro della campagna elettorale 2007 fu votato il sindaco Alfieri eletto sindaco. Dopo il 2012 centrale della discussione della campagna elettorale di allora fu proprio la questione dei mutui. E in particolare fu centrale la discussione sull'acquisto del castello. Vi ricordo, fu una campagna elettorale, diciamo, molto aspra nei toni e fu ben chiarito da parte dell'opposizione tutto ciò che oggi stanno ripetendo correttamente il consigliere Pesca e il consigliere Botticchio sulla spesa di 3 milioni di euro. Noi, mi ricordo, a suo tempo raccontammo che la spesa era, secondo noi, assolutamente, rispetto al valore del bene, molto bassa, perché riteniamo che il castello abbia un valore molto elevato. Oggi, da un punto di vista patrimoniale, la spesa dei 3 milioni ha nel nostro stato patrimoniale un controvalore quantomeno triplicato, quindi l'acquisto del valore di 3 milioni oggi ha un valore almeno triplicato, quindi, come dire, ma a prescindere dai punti di vista da cui la guardiamo, la scelta politica allora fu giudicata dai cittadini, perché, ripeto, fu centrale nella campagna elettorale la discussione sul castello. Mi ricordo che l'allora candidato sindaco Alfieri dovette proprio in un comizio spiegare come era stato pagato il castello, in che modo, la rata, eccetera, eccetera. Bene, i cittadini sono pronunciati a suo tempo. Il sindaco Alfieri, rispetto a quelle risposte che ottenne il 90% della consenso della città di Agropoli, quindi non è che è una scelta che può essere anche considerata scellerata oggi dall'opposizione, ma era stata una scelta fatta e valutata e tra virgolette accettata dai cittadini come una scelta positiva, perché allora fu discusso e fu votato. Quindi la città di Agropoli, quindi non la politica di questa maggioranza, ma la città di Agropoli ha valutato già da tempo positivamente l'acquisto del castello. Ora ne possiamo riparlare, possiamo, come dire, fare ulteriori osservazioni, ma non è corretto dire che questa maggioranza ha fatto una scelta. Ha fatto una scelta, è stata giudicata su questa scelta ed è stata giudicata positivamente. Quindi mi auguro che con questo chiudiamo definitivamente la questione castello e queste polemiche, che pure è corretto che si facciano, però il popolo si è già espresso rispetto a questo. Conceda, Presidente. Allora, il sindaco ha ragione, dice allora è stata giudicata bene, si vincono le elezioni e tutto va bene, però c'è il senno del poi. La gente negli anni, quando ha visto diciamo, lo scarso arredo urbano della città e il mutuo del castello in crescita, che mo bisogna rinegoziarlo, quindi ci stanno dei problemi, allungarlo fino al 2040, ovviamente si sono fatti i conti, no? Cioè uno
appena prende lo stipendio a casa, magari compra. Consigliere, le ho detto che il valore del nostro stato patrimoniale è triplicato. Oggi il castello vale 10 milioni. Io l'ho comprato a 3. Se lo dovessi rivendere, lo rivendo a 10. Questo ha un senso finanziario, sì o no? Ho capito. Però noi abbiamo le alghe, il castello. Lasciate stessa la del castello. Ha un senso finanziario. Cioè, la città ha i problemi, non è che mangia il castello. Oggi discutiamo del castello. Ma oggi non è. Allora, ma lei sulle alghe ha detto la sua. I cittadini l'hanno sentita, perché la ribadisce? No, ma per dimostrare. Abbiamo chiarito sulla questione dell'alghe, ci sono dei problemi, lo sanno tutti, l'abbiamo ammesso anche noi. Lei continua a ripeterlo inutilmente, però ora si parla del castello. Sul castello le ho detto. Ma è un fallimento. Finanziaria perde è un'operazione enorme in termini di stato patrimoniale, perché ora vale più di 10 milioni un castello. Se riusciamo a ottenere, come otterremo, dato che abbiamo fatto l'esecutivo, un finanziamento regionale di 1,5 milioni, 2 milioni per l'ulteriore ristrutturazione, quindi andrà a non a valere più 10 milioni, ma 20 milioni. Stiamo parlando di un'operazione che, diciamo, in termini strettamente di stato patrimoniale, è una grande operazione finanziaria. Ha voglia che si dica che c'è da pagare il mutuo? Sì, c'è da pagare il mutuo, ma oggi abbiamo una struttura che oggi vale 10 milioni. Quando sarà completato il finanziamento ne varrà 20. Quindi su questo aspetto, consigliere, lei può contestare sulle alghe, là posso darle anche ragione come le ho dato ragione, ma su questo aspetto la prego. È evidente e chiaro a tutti che l'operazione del castello è un'operazione vantaggiosa. È stata approvata dai cittadini, ha un vantaggio finanziario e io credo, anche financo ieri abbiamo fatto un evento sul castello dove le persone che sono venute sono rimaste strabiliate. Ogni giorno che le persone salgono sul castello, diciamo, ci fanno i complimenti, quindi è un fiore all'occhiello di questa città. Allora, molto sommessamente, lei, diciamo, colpisca dove è giusto colpire, le alghe, ma lasci stare argomenti dove i cittadini sono pronunciati, finanziariamente a posto. Chi viene a trovarci ci sbatte le mani quando va là sopra, quindi c'è. Cioè, rispondo un attimo al sindaco. Quando anni fa giravo per le vendite, entrai in una casa, era una casa, io non ho mai parlato delle case che andavo, però, e c'era solo un orologio appeso, e quell'orologio era in rame, bellissima, la casa era, cioè così è, cioè abbiamo il castello, ma mica voi potete sbandierare abbiamo il castello, è una città all'abbandono, e ancora abbiamo il castello, penso che con la via che abbiamo intrapreso, forse andrà alle banche un giorno, credo, perché grazie. Non penso che si riuscirà a pagare. Grazie, consigliere. Ma questa è colpa vostra, della cattiva gestione, consigliere. Perché gestite male, gestite malissimo. Prego. Ecco qua. La mia dichiarazione di voto, cioè concordo con quanto testé riferito dal sindaco in ordine all'acquisto del castello, soltanto però che preciso, la mia voto è contrario perché non in regola con il parere del Collegio dei Revisori la proposta di delibere, quindi la mia contrarietà è limitata a questo aspetto regolamentare. In che senso, consigliere? Nel senso che il parere del Collegio dei Revisori non era nell'aula di segreteria alle 8:30 della mattina. No. Prego, consigliere Marciano. Giusto 3 secondi. Volevo solamente fare una precisazione. Il sindaco ha parlato di un grosso intervento di carattere economico. Benissimo, ok, sicuramente è così. Però volevo un attimo aggiungere questo, che a mio avviso, bene, non è da considerare solamente come un grosso intervento di carattere economico, ma soprattutto come un grosso intervento di carattere culturale, perché la cultura, tra le altre cose, bene, che è il futuro dei giovani, il nostro, il futuro di tutti, non ha prezzo. Grazie. Prego, consigliere Goppa. Volevo ricordare che l'allora sindaco Alfieri andò a Roma, si attivò con il ministro Rutelli e quindi lui fece di tutto. Poi alla fine Rutelli venne ad Agropoli e mi ricordo un particolare, si abbracciò con l'amico ingegnere. E dopo 2 minuti gli disse: secondo me questo qui ha bevuto, ingegnere, non ti conosce, ti abbraccia e ti bacia. E difatti se ne andò e non si fece più sentire. E noi ci eravamo già incamminati e abbiamo acquistato il castello. Se abbiamo fatto qualcosa di male, non credo. Grazie, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta con la modifica che ci ha indicato l'assessore Mutali Passi, che passa dal 1 marzo al 31 marzo 2044? Chi è contrario? Abate, Botticchio, Pesca.
Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrario? Abate, Pesca, Butticchio, il Consiglio approva. Quinto punto all'ordine del giorno, proposta del consigliere Agostino Abate su approvazione del regolamento per il funzionamento del centro sociale polivalente. Prego, consigliere Abate. È molto semplice, io ho fatto parecchie volte delle proposte consiliari e sono state sempre puntualmente bocciate. Ho aggiunto questa proposta consiliare di regolamento di funzionamento del centro sociale polivalente dicendo pochissime cose. È un regolamento conforme a tanti altri che oltre mezza Italia l'ha adottato. Non ho nulla da aggiungere, chiedo l'approvazione di questo regolamento. Ci sono interventi in merito? Passiamo alla votazione. Prima di passare alla votazione io faccio la mia dichiarazione. Questa Presidenza si astiene dal voto. Ok? Chi è favorevole? Chi è favorevole? Allora, Abate, Pesca, Butticchio. Chi è contrario? Astenuti? Io. Per l'immediata non ce la facciamo. Non è necessario. Ok. Il Consiglio boccia la proposta del consigliere Abate. Sesto punto all'ordine del giorno, proposta del consigliere Salvatore Coppola, Eleodoro Di Nardo e Gianluigi Verrone su approvazione del regolamento per il funzionamento del centro sociale polivalente. Relaziona il consigliere Coppola. Buongiorno e chiedo scusa ai presenti se non mi alzo perché ho la cervicale e un po' di capogiro. Prima di procedere mi voglio dire due parole sulla mia persona. Io ho fatto sempre la politica con passione, con coscienza e con serietà. Allora, tempo fa, vidi il sindaco un paio d'anni fa e disse: senti sindaco, tra poco si andrà a votare al centro sociale, facciamo una cosa, c'è un regolamento che non è specifico in tante cose, è obsoleto e c'è tanto distacco tra l'amministrazione e il comitato di gestione. Il sindaco mi disse: vai avanti e prepariamolo, e con l'ausilio di Verrone, di Di Nardo, di qualche altro consigliere approntammo questo regolamento e lo portammo al sindaco. Il sindaco l'ha tenuto con sé, ma non per cattiveria, l'ha tenuto con sé un paio d'anni perché c'è stato il fatto della pandemia. Adesso c'era il problema e c'è il problema che bisogna rieleggere il direttivo, rieleggere i componenti del comitato di gestione. E disse sindaco, allora quel regolamento, il sindaco l'ho preso, l'abbiamo letto, ci abbiamo fatto degli accorgimenti, l'abbiamo portato in maggioranza, la maggioranza disse che andava bene e lo portammo in consiglio comunale. Prima di andare in consiglio comunale per poterlo discutere, per poterlo votare, il sindaco mi chiama e dice: c'è una delegazione, ci sono dei rappresentanti del centro sociale che vogliono confrontarsi, vogliono dare qualche suggerimento. E allora noi fummo costretti a ritirare l'argomento. Ritirammo l'argomento e ci incontrammo con i signori del centro sociale. Noi che cosa avevamo cambiato? Chiedo scusa un attimo. Ecco qua. Dove sta sto foglio? Ecco qua. Che cosa avevamo cambiato? Il regolamento vecchio non prevede l'iscrizione annuale e quindi noi ci ritroviamo con 1.500-2.000 iscritti. Quindi non sappiamo se questi iscritti sono ad Agropoli, sono a Milano, magari sono a Via Belvedere, non lo so.
non sappiamo niente. Allora, questo nuovo regolamento prevede le iscrizioni, ma non annuale, biennale, ma di una cifra irrisoria, 2,50 euro l'anno, mentre negli altri comuni c'è una differenza enorme tra questi 5 euro ogni due anni, perché si paga da 15, 20, 30 euro. È stata cambiata la dicitura da statuto a regolamento, è stata cambiata la dicitura da consiglio di direttivo a comitato di gestione. Le gite fino a un massimo di due giorni. Andiamo sul fatto delle gite, come avviene? Il comitato chiede di voler fare una gita, chiede un contributo di 3.000 euro per l'autobus e la differenza la mettono i partecipanti. Si fa una gita di 5-6 giorni. I partecipanti devono impegnare a persona 400-500 euro. Allora io mi chiedo, una persona che piglia 500 euro di pensione al mese può mai partecipare a una gita di 5-6 giorni cacciando 500 euro? Io credo di no. Allora, questo nuovo regolamento prevede gite gratuite per tutti, massimo due giorni a rotazione, sia chi può e chi non può, sia chi può dare, chi tiene soldi e sia chi non tiene soldi. Poi, tutte le attività devono essere a titolo gratuito, vabbè. Le cure termali sono organizzate dal centro, benissimo, le cure termali sono organizzate dal centro. Il centro, in questo nuovo regolamento, che cosa prevede? Che il centro porta i nominativi alle politiche sociali, l'addetto alle politiche sociali prende contatto con i gestori delle cure termali. Quindi il contatto ce l'ha il responsabile alle politiche sociali. Comunque le cure si fanno lo stesso. È capitato, io qualche volta che ci sono passato, ho visto qualche nonno civico fare un po' di pulizia, eccetera. Ma se un nonno civico, una signora, sale su uno scaletto, tiene 70 anni, ha un capogiro, finisce per terra, ma chi è responsabile? Allora il regolamento nuovo prevede che il comune deve mandare una cooperativa ogni giorno. Come fanno le pulizie nella casa comunale, devono fare le pulizie al centro sociale. E questo è tutto. Ci siamo incontrati, abbiamo avuto e ci sono stati dati dei suggerimenti. Il primo regolamento prevedeva che il sindaco fosse il presidente del centro sociale. In tanti comuni d'Italia il sindaco è il presidente del centro sociale. E allora, perché? Per non creare uno scollamento, un distacco tra il centro sociale e il comune. La gestione economica è sempre del comune, perché? La gestione economica è sempre del comune, perché il comitato di gestione che cosa fa? Fa un piano programmatico e lo manda al sindaco. Poi di volta in volta, quando deve fare una manifestazione, dice: oggi devo fare la festa della mamma, 500 euro, ci sono i 500 euro? Sì, allora fanno la festa della mamma. Si fa la determina e si mandano i soldi su un conto corrente che tiene il presidente, Il presidente piglia i soldi e paga. Cioè non hanno un bilancio loro. Chi paga, chi conduce economicamente è sempre il comune. Hanno chiesto, poi abbiamo detto che cosa prevede. Se c'è un signore che sta a Milano, che viene ad Agropoli in ferie, allora non può frequentare il centro sociale. Perché no? Allora da giugno, luglio, agosto e settembre si tessera e può frequentare il centro sociale. Ci sono i paesi sopra, come Laureana, Prignano, Ogliastro, che non hanno un centro sociale e stanno a 5-6 km da Agropoli. Che c'è di male che frequentano il centro sociale? Si iscrivono, frequentano il centro sociale, non si possono candidare e non hanno diritto al voto. Quindi
Bene o male, questo è tutto. Penso di aver detto tutto. Io, il regolamento è stato portato di nuovo in maggioranza, la maggioranza dice che va bene, io dico mettiamolo ai voti e passiamo. Se posso completare la proposta del consigliere Coppola. Allora, innanzitutto completo quello che diceva il consigliere, che si è un attimo distratto, e giustamente lui diceva che nella prima bozza era il sindaco a essere presidente del centro sociale, ma poi nella correzione che fu fatta proprio per effetto dell'incontro che facemmo in sala giunta con i rappresentanti del centro sociale è stata tolta questa cosa, e quindi oggi nel nuovo regolamento le cariche del centro sociale, quelle che costituiscono il comitato di gestione, sono elette direttamente dall'assemblea del centro sociale, e il presidente, il segretario, il vicepresidente, cioè le cariche così come impostate nel regolamento, sono tutte da essere ricoperte dai candidati alle elezioni del centro sociale. Quindi c'è, ritorna, diciamo, una totale indipendenza da parte della comitato di gestione, così è stato chiamato. In più mi sembrava, e mi permetto, insomma, concordandolo anche con il resto della maggioranza, di intervenire su due articoli del regolamento dove chiedo se è possibile fare degli emendamenti. In particolare l'articolo 12, che ci sembrava eccessivamente stringente come impostazione, e quindi l'articolo 10, vanno eliminate due ultime righe che richiamavano ciò che ora leggo nell'articolo 12, quindi prima modifica, eliminare le due ultime righe dell'articolo 10, e poi vado a leggere come è stato riformulato l'articolo 12, che parlava, insomma, di una eccessivo e stringente atteggiamento, diciamo, nei confronti del presidente. L'abbiamo riproposto in questo modo: il presidente del centro sociale dura in carico fino a scadenza del suo mandato, convoca il sindaco con suo delegato quale organo di controllo senza diritto di voto a partecipare necessariamente a tutte le riunioni del comitato di gestione. Il presidente svolge le seguenti funzioni: redige e sottoscrive gli atti interni al centro sociale, convoca le riunioni del comitato almeno 5 giorni prima con avviso scritto contenente l'ordine del giorno. In caso di impedimento o di assenza del presidente, le funzioni verranno esercitate dal vicepresidente. Gli organi di controllo sono rappresentati dal sindaco, dal suo delegato e dal dirigente dell'area su tutto quanto svolge il centro. Il sindaco, per gravi e reiterate violazioni del presente regolamento, può revocare d'ufficio il presidente e indire nuove elezioni. Quindi sostanzialmente esiste una totale indipendenza da parte del centro sociale, che può organizzare le attività rispetto alle scelte che ritengono più opportune. C'è soltanto da parte del sindaco o dal suo delegato o dal responsabile dell'area politiche sociali un'attività di controllo, che poi oggi nel regolamento viene descritto controllo, ma in realtà sarà una stretta collaborazione e una implementazione dei rapporti tra l'amministrazione e il centro stesso, che accompagna l'attività del centro. Quindi è chiaro che non c'è e non ci sarebbe, perché non ne vedo motivo, ostracismo verso l'attività del centro, anzi che deve essere potenziato, deve essere in qualche modo allargato. Noi abbiamo immaginato, per esempio, di trovare maggiori spazi per il centro stesso. Poi vedrete nel piano triennale dei lavori pubblici abbiamo inserito un finanziamento proprio per dare maggiore dignità al centro stesso, che può in questa nuova struttura che abbiamo progettato avere più possibilità di movimento. Non escludiamo, anche su richiesta del centro stesso, la possibilità di implementare altri luoghi di incontro, sempre coordinati dal centro attuale, ma più volte ci hanno fatto delle richieste di implementare delle sedi, diciamo, periferiche, e c'è la disponibilità, previa naturalmente verifica nel bilancio, anche di, su richiesta del centro stesso, di valutare l'opportunità di
aprire nuovi luoghi di incontro per gli anziani che sono del lungomare o delle altre periferie, però sempre coordinate da questo centro, cioè il centro sociale eletto e indipendente che poi svolge un coordinamento anche se vengono richieste altre sedi, diciamo, territoriali per consentire una più ampia partecipazione. Alla fine quindi mi sento di poter dire che è stato un lavoro, diciamo, complicato, perché c'è stato anche un bizzico di tensione da parte di ognuno, però mi sembra che alla fine, come succede spesso, in maniera ragionevole si trovano le intese e si trova il giusto equilibrio. Oggi penso questo regolamento è cambiato molto dalla prima bozza iniziale, è venuto incontro alle richieste che abbiamo avuto sia da parte del resto della maggioranza che da parte del centro stesso, e mi pare quindi oggi posso dire ha un buon equilibrio. Grazie sindaco, prego consigliere Abate. Allora, innanzitutto rilevo, diciamo, la ridicolaggine con cui la maggioranza mi dice a volte proposte collaborative. Ciò che io avevo presentato, tranne alcuni particolari che comunque continuerò a sanzionare adesso in questo mio intervento, erano interamente copiate dal regolamento che ha illustrato adesso il consigliere proponente Coppola. Quindi a priori la maggioranza chiede la collaborazione, a priori la nega, cioè nel senso che ciò che presenta la minoranza non ha proprio senso, ha senso solo ciò che fa la maggioranza. Quindi voi ricordate, sindaco, mi è venuto in mente in questo momento, veramente non me lo segnate, la clava. Ma io ne ho già pigliato 30 reclami nei confronti di una maggioranza così arrogante. E poi vedremo. Andiamo avanti. Allora, con la bocciatura avete dato forza, avete dato alla vostra unione di maggioranza, avete dimostrato ai cittadini interi di questa città che siete forti, robusti, che potete andare avanti. Questa delibera da voi adesso rielaborata è ancora più grave, grave non nel senso di gravità, è ancora più pesante nei confronti della libertà del centro sociale polivalente. Perché mentre prima si diceva in modo chiaro, preciso e sfacciato: io sono il sindaco, io sarò il presidente di questo centro, io lo comanderò e lo guiderò, o tutt'al più delegherò una persona a sostituirmi, in questo caso un consigliere, se no altrimenti avremmo avuto il buon senso di scrivere, il buon senso di scrivere e di leggere assessore alle politiche sociali e non delegato, e non delegato. Vabbè, comunque andiamo avanti perché poi c'è sta tanto da dire. Ora con questa modifica si concede la presidenza, diciamo così, agli anziani, a coloro che sono interni, perché giustamente vanno nel centro, nel comitato di gestione, ma i condizionamenti che sono apposti sono ancora più vergognosi, ma molto più vergognosi di quelli di prima. Allora adesso io, Presidente, esamino punto per punto i punti che a mio modo di vedere saranno oggetto contestuale, perché l'ho formulato e li ho scritti, di emendamenti. Ma questo sa perché, Presidente? Perché voglio dare ai cittadini di Agropoli la dimostrazione di vedere ancora com'è che sfoggeranno la loro forza, cioè bocceranno ancora di più gli emendamenti. Questa dimostrazione che con questa maggioranza c'è poco da discutere, c'è poco da confrontarsi, c'è pochissimo. Allora, adesso punto per punto, incominciamo. Articolo 2, comma 6, l'ente comune nella figura del sindaco o un suo delegato deve assicurare il mantenimento dei servizi provvedendo agli spazi per esercitare le attività, a tutte le spese relative, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra ovvio, mi sembra chiaro che tutti gli atti amministrativi che devono essere fatti, è sufficiente citare il Comune e redigerà tutti gli atti amministrativi, in questo caso la Giunta. È ovvio, quindi non vedo perché incominciare già a fare il salto nella figura del sindaco o di un suo delegato.
Quindi incominciamo già da questo articolo 2, cioè manco abbiamo incominciato ancora a fare il regolamento. Articolo 5, attività, comma 6. Il comune di Agropoli, nella persona del sindaco, oppure di un suo delegato o alla fine del responsabile d'area, per sgravarsi dei costi di qualche attività può decidere di accettare contributi. È ovvio, il comune può accettare contributi. Internamente chi lo deve fare? La delibera di giunta o il sindaco, direttamente. Problematiche che ritroviamo in tutti i regolamenti di questo. Non vedo la necessità di precisare il sindaco o un suo delegato. Articolo 7. Rapporti con l'amministrazione, finanziamento e piano programmati. Il centro sociale, tramite il sindaco o un suo delegato, dal punto di vista amministrativo fa capo al dirigente d'area e all'amministrazione comunale, che provvedono a erogare contributi in presenza di un... Cioè ci vuole la via di mezzo, ci vuole un sindaco o un delegato, perché sennò direttamente non ci potete mai... Sennò direttamente non ci potete mai arrivare. Onestamente, vabbè, non aggiungo niente a questo perché poi lo aggiungerò dopo, quando poi passeremo alla votazione. Articolo 10, il comitato di gestione. Allora, il comitato di gestione è composto così come stabilito dall'articolo 2, i componenti di un incarico a guadagno, il compito del comitato di gestione, quindi siamo a 1, 2, 3, 4, al quarto, il compito del comitato di gestione è di proporre attività di cui è l'articolo 5, e predisporre il programma annuale delle attività che dovrà essere comunicato al sindaco o a un suo delegato per i finanziamenti. Sindaco, io avrei scritto molto onestamente che dovrà essere comunicato al sindaco o all'assessore alle politiche sociali. Non vedo la necessità di comunicarlo a un suo delegato allorché lei non dovesse essere disponibile a ricevere una richiesta del genere. Poi ancora un altro comma, il comitato di gestione. Consigliere, giusto una... perché suo delegato, il sindaco, non può delegare un assessore. Scriviamo l'assessore. Quando poi, può delegare, quando è più ampio il regolamento. Quando poi apporteremo le modifiche, scriviamo assessore e non un suo delegato. È più ampia la scelta. No, se io voglio stringere invece. Voglio ampliare. Voglio individuare l'assessore. Ma è una scelta. Ma è una scelta che faccio io, ma è chiaro che voi boccerete tutto. Caro sindaco, lei potrà pure sollazzarsi quando vedrà bocciare tutto. Io invece mi sollazzo proprio quando voi mi bocciate tutto. Io non mi sollazzo. Io invece sì. Si può sollazzare quando vuole. Va bene, possiamo continuare a sollazzarci? Me la dai il permesso? Il comitato di gestione deve inoltre riunirsi, qualora il sindaco o un suo delegato o quattro componenti ne facciano richiesta. Scusate, ma che cazzo ci azzecca un centro sociale con un sindaco che si riunisce quando vuole un sindaco? Ma che ci azzecca? Perché? Perché un centro sociale deve riunirsi quando lo richiede un sindaco o quando lo richiede un suo delegato? Non l'ho capito, non lo capirò mai. È al di fuori di ogni mia interpretazione, di ogni mia logica. Si prevede un condizionamento politico addirittura sulle riunioni del comitato. Ma cosa da pazzi? Il comitato di gestione, a maggioranza, 50+1, il presidente o il sindaco, un suo delegato, per motivi di legge e di ordine pubblico, qualora vada contro le regole di comportamento dal medesimo regolamento articolo 6, hanno facoltà di ammonire prima verbalmente, poi successivamente per iscritto, un associato o un componente. Dopo i predetti richiami è prevista la sospensione della frequenza per un periodo di 2 mesi ed infine l'espulsione. Qua è meglio che non commenta proprio, perché onestamente c'è un sindaco o un suo delegato, praticamente ammoniscono, può scrivere e può espellere pure. Ma che ci azzecca l'autorità politica in un centro sociale del genere? Tutte le decisioni, altro comma, del comitato di gestione vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il comitato di gestione, nella persona del presidente, ha l'obbligo di invitare il sindaco o un suo delegato a tutte le riunioni e manifestazioni tramite posta certificata. Cosa che adesso il sindaco ha chiesto essere modificato. Evidentemente l'esame di coscienza è arrivato a un certo punto, dice che stiamo facendo proprio, che catenazza, e quindi l'ha tolto, ha proposto, te ne do atto, sì, te ne do atto, che l'hai tolto.
norme deontologiche, cioè l'imposizione di norme deontologiche, ma cariche sociali all'interno del comitato di gestione. Il restante degli eletti rappresenta poi il collegio delle provvedite, cioè reggono tutti, dopodiché si sceglie il presidente, si sceglie il comitato di gestione, poi tutti quanti provvedivi, ed è giusto che sia così. Laddove le controversie però non venissero risolte, interviene il sindaco o un suo delegato e applica il presente regolamento. La decisione è insindacabile. Ait! Ho detto io e non si può più discutere. E i provvedivi stanno a guardare, cioè i provvedivi che abbiamo eletti, che erano coloro che dovevano intervenire, stanno a guardare perché è intervenuto un sindaco o un suo delegato. Articolo 12. Il presidente del centro, organi di controllo. Il presidente del centro dura in carica fino a scadenza del suo mandato. Ha l'obbligo, qua non l'hai tolto questo sindaco, ha l'obbligo di invitare a tutte le riunioni del comitato di gestione e a tutte le manifestazioni il sindaco o un suo delegato tramite posta certificata. Tale mancanza per due volte consecutive comporta la decadenza del presidente. Viene rieletto un nuovo presidente con le stesse modalità. L'abbiamo tolta anche questo, consigliere. Ah no, l'ha tolta. Scusami sindaco, ma era sfuggita. Cioè ha avuto il buon senso di togliere l'articolo 13 e di modificarlo. Io vorrei capire però com'è che avete avuto il coraggio di proporlo. Di proporlo. È chiaro, vorrei capire come avete avuto il coraggio di proporlo. L'altro punto dell'articolo 12, lettera B, che non avete tolto, gli organi di controllo sono rappresentati dal sindaco o da un suo delegato e dal dirigente d'area. Ma quali organi di controllo? Ma quale necessità di tale organo di controllo? Controllo di che? Io sono l'organo di controllo e non avrai altro Dio al di fuori di me. Questa è l'espressione di questo regolamento. Punto C. Il presidente per qualsiasi decisione convoca il comitato di gestione. Questa manco la tolgo. Qualora nella votazione non si dovesse raggiungere la maggioranza, il sindaco o un suo delegato, se presente, avrebbe la possibilità di votare. Cioè addirittura inginiamo proprio nelle elezioni. Ridicolo, ridicolo, ridicolo. Questo è un refuso perché noi abbiamo messo l'articolo ridicolo. 12 senza allora, diritto di voto. Sindaco, ti concedo tutto, per l'amor di Dio, non voglio. Io voglio indierire su quello che ho letto, non voglio indierire sulla tua persona quando dico sindaco, voglio indierire su quello che ho letto, non su di te, non me lo permetterei nemmeno, ma non rientra nemmeno nel mio costume. Allora, in forma regolamentare, Presidente del Consiglio, gli emendamenti sono all'articolo 2, se vuoi che glieli leggo, sono comma 2, eliminare la parola nella figura del sindaco o del suo delegato. All'articolo 5, comma 6, eliminare la parola nella persona del sindaco oppure di un suo delegato o del responsabile d'area, perché non ce la manco responsabilità. All'articolo 7, comma 1, eliminare le parole tramite il sindaco o un suo delegato. All'articolo 10, comma 4, eliminare la parola al sindaco o un suo delegato e sostituire con la parola al sindaco o all'assessore alle politiche sociali. All'articolo 10, comma 6, eliminare le parole il sindaco o un suo delegato e anche la parola oppure. All'articolo 10, comma 7, eliminare le parole o il sindaco o un suo delegato. All'articolo 10, comma ultimo comma, eliminare tutta l'ultima frase, il comitato di gestione, la persona del presidente ha l'obbligo di invitare il sindaco, ma questo si somma all'emendamento che ha detto il sindaco. All'articolo 11, all'ultimo comma, eliminare l'ultima frase, laddove le controversie non venissero risolte, interviene il sindaco con suo delegato e applica il presente regolamento, la decisione insindacabile del penale. All'articolo 12, prima comma, eliminare l'intera seconda frase, ha l'obbligo di invitare tutte le riunioni, ma questo si sposa con il nuovo articolo 12 proposto dal sindaco. All'articolo 12, secondo comma, la stessa cosa si sposerà, era quella praticamente qualora nella votazione non dovesse essere raggiunta la maggioranza. Adesso le consegno, per abbreviarle praticamente il suo compito, questa che è la richiesta di emendamento. Gliela vengo a portare, così lei potrà procedere. E mi fermo qua per il momento, poi vediamo. Ci sono altri interventi? Pesca. Come? No. Allora, caro sindaco,
amministratori consiglieri, se noi votiamo questo regolamento, questa amministrazione comunale resterà nella storia come, come amministrazione comunale che ha dato uno schiaffo a quello che è il centro sociale degli anziani e a tutto il centro sociale. Questo è quello che stiamo facendo. Noi abbiamo tentato in tutti i modi di manipolare il centro sociale con interessi politici. Questa è la realtà dei fatti. Io mi sono trovato nell'immediato ad avere un regolamento praticamente quasi dittatoriale, cioè il centro sociale doveva essere eletto, doveva essere il presidente, un sindaco o un suo delegato. Questo già di per sé, e portare questo regolamento è stato di una gravità unica, solamente poterlo pensare, poterlo immaginare. Poi la cosa ancora più grave è che io leggo sul regolamento che viene proposto dall'assessorato alle politiche sociali. Io ho una grande stima per l'assessore, ma l'assessorato alle politiche sociali era lei che doveva avere la stesura e doveva fare la relazione su questo regolamento. E praticamente laddove, caro sindaco, è riportato un suo delegato, il suo delegato per legge e per statuto del comune comunità Agropoli, era assessore alle politiche sociali, non può essere un altro, se no qual è la funzione dell'assessore? È quello delle politiche sociali. Noi poi la dobbiamo dircela tutta, anche a livello procedurale. Questo è qualcosa di scandaloso. Perché? Perché prima di tutto abbiamo convocato un consiglio comunale per deliberare e per decidere sullo statuto. Che cosa è successo? Dopo ci si è reso conto che non si era fatta la commissione, e abbiamo fatto la commissione in quest'aula, no? Io sono stato contro, ma voi avete approvato un regolamento, la commissione ha portato avanti un regolamento. Successivamente, perché non vi siete messi d'accordo politicamente, perché questa è la realtà dei fatti, non vi siete messi d'accordo perché c'erano delle problematiche, avete ritirato l'argomento. Poi, che cosa avete fatto? Avete incontrato i rappresentanti del centro sociale, ma questo dovete farlo prima di pensare e immaginare di voler fare un regolamento, perché il regolamento andava fatto e concordato con loro, non andava imposto quel regolamento, ma andava concordato. Non l'avete fatto. Che cosa avete fatto? In quell'incontro c'è stata la mortificazione. A un certo punto si è detto: questo va bene così, al massimo possiamo fare queste modifiche, ma non di più. Questo è stato l'incontro che è stato fatto con i rappresentanti del centro sociale. Questo è stato fatto come incontro. C'è stato questo incontro-scontro. Oggi praticamente viene portato qua il nuovo regolamento del centro sociale, frutto eventualmente di un compromesso effettuato dalla maggioranza, e quindi ci chiede di votarlo. Il problema qual è? Era come diceva anche prima il consigliere Abbate. Il problema è che fare questo tipo di regolamento e togliere soltanto il discorso del presidente che viene da un sindaco o un suo delegato, quello che è stato fatto è ancora più stringente, perché voi avete imposto un controllo a delle persone del centro sociale che è autonomo. Cioè, noi dobbiamo partire da un concetto: il centro sociale è autonomo, è gestito dalle persone che vi fanno parte. Allora abbiamo iniziato con una prima cosa che è assurda. Abbiamo cominciato ad imporre il pagamento di una tessera. Ma il pagamento di una tessera non sta da nessuna parte, fosse anche 100, fosse anche un euro. Perché? Perché il centro sociale è autonomo ed autogestito. Quello che è la funzione dell'ente comunale non è quello di controllare il centro sociale, ma è quello di avere un'interlocuzione con il centro sociale. Loro si devono interfacciare con le politiche sociali, con l'assessore alle politiche sociali. Questa è la cosa. Quindi imporre già il pagamento di una tassa al socio, già è qualcosa di grave e che non è assolutamente ammissibile. Perché, ribadisco, non è la cifra dei 5 euro ogni 2 anni, è proprio l'imposizione che non va fatta. Ma poi avete portato delle modifiche assurde. Sentivo la relazione del consigliere Coppola. Ma scusate,
Ma com'è possibile? Com'è possibile? Solamente immaginare che il centro sociale, gli organi del centro sociale, dovrebbero stabilire, e chi fa parte del centro sociale deve avere massimo la possibilità di andare fuori 2 giorni. Ma dove esiste? Non esiste da nessuna parte. Come si fa? Solo a immaginarlo. Se gli amici del centro sociale vogliono andarsene a Firenze, non possono andare. Sono 2 giorni, non ci possono andare a Firenze e tornare. Cioè, come... Consigliere, però non deve travisare quello che è scritto nel regolamento. Nel regolamento c'è scritto che se c'è un contributo pubblico, al fine di poter garantire la massima partecipazione, il ragionamento è semplice. Io non voglio. Ammettiamo per ipotesi, diceva il consigliere prima, che ci sono delle persone che non si possono mettere la gita, sì, e noi possiamo metterci per esempio 2.000, 3.000, 4.000 euro di contributo. È meglio che fanno un viaggio più breve gratis o che contribuiscono su un viaggio più grande ma devono mettere soldi? Facendo mettere soldi, tu togli la possibilità a chi non ha la possibilità. Ma nulla vieta al centro di organizzare eventi di diversa tipologia. E non ho riportato questo. Li può si fare. Si dice che il centro sociale al massimo quelli finanziati dal comune, che poi loro vogliono organizzare la gira di 10 giorni, lo possono fare. Non è riportato questo. Sì, questo c'è scritto. Non è riportato che il centro sociale, le gite che possono essere fatte, non possono andare fuori oltre 2 giorni. Quelli finanziati dal comune. Ma non è riportato questo, sindaco, perché sennò a te sarebbe. Era inutile di parlare di questo qua. Poi. Quindi non è riportato quello che sta. Allora, se lo riportate, stabilitelo là sopra, riportate e correggete questa dicitura, che è soltanto per quanto riguardava quelle finanziarie, ma non è portato così. Ancora, leggo sempre all'articolo 2, comitato di gestione, un qualcosa di, secondo me, di grave. Qualora dovesse mancare, per espressa volontà degli utenti, le condizioni di autogestione, cioè noi immaginiamo che viene a mancare l'autogestione, e noi diamo a delle associazioni diverse il centro sociale come gestione. Cioè, ma è pazzesco soltanto immaginare. Cioè, noi abbiamo delle associazioni private, quello che è l'associazione. E questo è riportato al punto 5 dell'articolo 2. Ancora. Non c'è scritto questo, consigliere. Sì, non c'è scritto. Devo replicare. È scritto all'articolo punto 5 dell'articolo 2. E che dice? Qualora dovesse mancare per espressa volontà degli utenti le condizioni di autogestione, il comune, mediante convenzione, potrà affidare la gestione del centro sociale ad associazioni di volontariato o altri organismi senza finalità di lucro, quali fondazioni, associazioni o cooperative di servizi sociali, senza alcuna finalità di lucro. Va bene, perfetto. Se gli iscritti non si vogliono autogestire, non vogliono eleggere un comitato di gestione, allora il comune deve provvederlo, deve tenere in piedi. Trova un'associazione non lucrativa e gli fa una proposta: mi vuoi portare avanti il centro? Ma guarda, è finito. Sempre che gli iscritti non si vogliono autogestire. Allora scusate un attimo, noi nell'assegnare ad un'associazione il centro sociale abbiamo distrutto quello che è la finalità del centro sociale. Ma se non c'è nessuno che vuole autogestire gli iscritti, voglio dire, e chiudiamo. Vi sto dicendo, se gli iscritti non si vogliono autogestire, che deve fare il comune? Deve chiudere. Trova un'associazione non lucrativa, trova una fondazione e gliela affida. Il problema. Quello che non è chiaro è che se
il centro sociale è gestito da un'altra associazione, non è più centro sociale, è un'altra cosa. Cioè il centro sociale è un qualcosa che il comune ha creato. Se io lo do ad altre associazioni, non è più il centro sociale, sarà qualcosa di diverso. Allora si chiamerà Pasquale Nicola, ma non è il centro sociale. Allora più. Ti ripeto, allora, ci sono 100 iscritti, non cosa. Si vogliono sono... autogestire. Ma che questa... dobbiamo fare? Ma non è. O la possiamo non affidare a una fondazione. Non ci sarà più. Dimmi tu. Ma in quel caso, non ci sarà più il centro sociale. Il problema è che se. Ma se nessuno vuole pigliarsi un impegno, che fai? Chiudi. Non c'è il centro sociale. Chiudi. Ma non c'è il centro sociale. O lo puoi affidare a una fondazione o lo porta là. Un attimo! Se il pubblico continua a parlare, chiedo al comandante della Polizia Municipale di fare uscire il pubblico. Ok? Grazie. Prego, consigliere, una alla volta. Posso io rispondere? Cioè, allora io dico, questa norma è contraria proprio a quello che è il centro sociale, perché se noi il centro sociale lo diamo ad altri soggetti, segno che il centro sociale stesso non esiste più. Questo è il punto cruciale. Quindi secondo me questa cosa va totalmente eliminata. Un'altra cosa, sempre al punto 5, è l'attività. Tutte le attività di cui organizzate sono totalmente, qualsiasi donazione da parte degli soggetti, quali banche o privati, dovranno pervenire sul conto corrente del Comune di Agropoli e andranno destinate al centro sociale per sopperire i costi. Scusatemi, ma se c'è un'autonomia gestionale... Non c'è quella economica, forse non, allora non riesco a spiegare. Se c'è ed è un finanziamento... è finalizzato allo sviluppo di quello che è l'attività del centro sociale. Mi chiedo e vi chiedo, com'è possibile che non possa direttamente essere autogestita e autofinanziata da chi l'ha proposta? Cioè nel senso di dire, se io, ente, voglio donare delle gire al centro sociale per andare a Firenze, ribadisco Firenze o Torino o Milano, perché non è possibile farlo? Cioè consigliere comunque, Pesca, Pesca, lei o mi faceva degli emendamenti, adesso che l'escursus di tutto il regolamento... Non lo potete fare, perché voi dovete portare questo per regolamento cortesia. Nuovamente in commissione. Per cortesia, perché chiedo. Se voi dovete portarlo in commissione... Ma lei ha partecipato... No, silenzio! Non l'avete più fatta! Ed è un altro regolamento! Verrone, era un altro regolamento. Ma quale è l'altro regolamento? Sì, perché avete modificato, l'avete modificato. Verrone, l'avete modificato. Quello di lunedì è qua a parte, l'avete modificato. Non possiamo, non dite cose che non ne sa. L'avete modificato e nel modificarlo avete portato un'altra commissione. E là potevamo... Pesca, cioè, grazie Pesca. No, devo terminare. Ecco, come riteneva il consigliere Abbate, Pesca, il tempo è scaduto. No, ti prego, prego perché però, visto però, che vi approfittate, io sto cercando di far parlare noi tutti. Noi discutiamo cercate di ma discutere significa allora, non... E allora la prossima volta che viene un regolamento, prima di essere portato qua, deve imporre che passi per la commissione. È perché là posso fare gli interventi che vuoi. Questo regolamento alla commissione non c'è passato. Per me si fa una sua dichiarazione, la leghiamo all'atto deliberativo, non c'è nessun problema. Può allegare all'atto deliberativo qualsiasi cosa che lei ritiene opportuna. Ok? Sì, no, però già per a dirla verbalmente deve contenere nel tempo, siamo ancora al sesto punto, sono 14 dire, punti. Ma questo regolamento vi prego di rispettare i tempi. Vi prego di rispettare il tempo. Ok. Allora, come diceva il consigliere, io voglio terminare la questione, dopodiché altri due minuti soltanto. Due minuti, permesso due minuti. Ok, allora ancora inoltre, allora articolo 7, ultima parte articolo 7, c'è scritto: l'ente comunale, nella figura del sindaco e del suo delegato, può sempre effettuare le verifiche del caso per il buon andamento del tecido sociale. Cioè, noi questo, con l'articolo 7 che andiamo a mettere noi in atto, abbiamo determinato e deciso. Caro Presidente, per il nostro, in nostra autorità, di andare adesso
se nelle carte è il centro sociale, cioè praticamente il centro sociale non è più autonomo, io posso in qualsiasi momento andare a verificare che stanno facendo. Cioè, quindi noi teniamo dei soggetti che dobbiamo controllare continuamente. Questo lo prevede l'articolo 7, l'ultima parte. E non è che l'assessore, perché l'assessore che c'è un rapporto con il centro sociale avrebbe anche un senso, ma non sono delegato il sindaco. Allora, quello ancora che va sicuramente modificato, il comitato di gestione deve riunirsi, questo non è stato modificato, Pedro, articolo 10, qualora il sindaco o il suo delegato ne facciano compiutamente richiesta per iscritto. Quindi l'ente comunale può sempre convocare il centro sociale. Ma ancora andiamo a vedere altre qua, l'articolo 12, perché devo terminare, se no altrimenti facciamo tutti gli articoli punto per punto. Allora, il presidente del centro sociale dura in carica fino a scadenza del suo mandato. Ha l'obbligo di invitare a tutte le riunioni del comitato di gestione e a tutte le manifestazioni il sindaco o il suo delegato. Deve. È obbligato. Se deve, un obbligo. Se scrive può invitare, è un'altra cosa. Significa che deve farlo. Ma tant'è vero questa cosa, che addirittura la mancata per due volte consecutive comporta decadenza al presidente, cioè se per due volte consecutive il presidente non convoca il sindaco o il suo delegato, decade dalla carica di presidente. Questo prevede l'articolo 12. Non è stato modificato. Ecco qua, ho trovato. Vedi quando io dico, non deve tra, diciamo, qua c'è scritto, per le gite c'è scritto, ecco qua, parla proprio di questo. L'articolo dice, sono consentite gite culturali e discussioni di più giorni, a totale carico dei partecipanti, e il comitato di gestione si assume la responsabilità dell'organizzazione. Ci sono quelli che sono fai gita. Perché ha detto che non sono fai gita? Perché aveva detto lui che non più di due giorni no, non ci può stare. C'è scritto nell'articolo, c'è scritto le gite finanziate sono una cosa, ma il comitato può organizzare gite come vuole, c'è scritto nel regolamento. Allora, perché devi travisare le cose? Finiamo che può organizzare gite come vuole. Quindi, però con correttezza facciamo le cose. Quindi è importante che ci sia, non è che vi faccio un patto di fare l'opposizione in questo modo. No, io sto dicendo articolo 12 adesso. Consigliere Pesca. Poi, la prego, l'ultima, deve chiudere. L'ultima cosa che volevo fare rilevare, gli organi di controllo sono rappresentati dal sindaco e da un suo delegato. Cioè, quindi non solo praticamente ci deve essere sempre il sindaco e un suo delegato, ma quantomeno questi qua devono addirittura controllare tutto. Allora io termino il mio intervento dicendo questo. Nel centro sociale si è retto dal 2015 con un regolamento, non è stato mai cambiato. Un regolamento, ed è così bello, lineare, ormai sviluppatosi nel tempo, per 8-7 anni, votato da questa amministrazione. Qual è la necessità oggi? Quale norma legislativa oggi? E intervino successivamente o quale altro provvedimento? Tale da andare a cambiare. Non c'è nulla da cambiare. Lo cambiamo perché? Perché fra un anno si vota. Questa è la verità al Consiglio Comunale. Grazie. Quindi voglio dire, grazie Pesca. Grazie. Io mi chiedo la bocciatura e la risalirebbe quello del 2015. Prego, grazie. Consigliere Bottiglia. Allora, questa diatriba e questa maggioranza divisa, spaccata, che si butta su un ex, doveva essere un centro sociale e un centro politico, dove si gestiscono dei poveri anziani, che poi, buoni, gli avete scelto pure... l'età, insomma, 58 anni mi sembra. E sto centro, ovviamente, a 10-12 mesi dalle elezioni, ovviamente voi vi date da fare, magari lo avesse fatto con problemi molto incisivi come l'ospedale e altre cose, sui poveri anziani vi ci siete buttati a tuffo. Ma gli anziani, ho visto una reazione particolare, cioè sembra un campo Auschwitz, quando passavano i nazisti tiravano la linea, dice questo puoi fare, questo non puoi fare. Io non mi sono limitata, perché qua è stato un susseguire di regolamenti uno dietro l'altro, figurate, poi alla fine ho deciso anche di non, però mi rivolgo ai tre firmatari, Di Nardo, Verrone e Coppola.
Coppola ha parlato, ha spiegato, quindi lo ha stilato lui, probabilmente si ci è dedicato, però siete voi tre, però loro non parlano, però loro non parlano mai. Avete composto. Ma io vi voglio ascoltare, perché a me sa che piace. Piace il dialogo, non mettermi qua. Allora, voi tre avete composto un gruppo che state in maggioranza, però poi avanzate delle richieste. Volevate un assessorato, adesso volete il centro sociale. Allora, amici miei, io politicamente e amichevolmente vi voglio bene, ma la politica è una cosa seria. Ma seria, seria, perché qui ne va la vita dei cittadini. Sti poveri anziani che mi incontrano anche a me per stare, signora Botti, dateci una mano. Cioè, ma che è diventato? Ma sto comune che è diventato? È la pacchia per pochi? Non è la pacchia per pochi. Voi dovete fare politica, dovete scendere in campo con argomenti, non dedicarvi a un regolamento che poi l'anziano, la persona interessata al centro con amore e passione deve incontrare l'opposizione e dire aiutateci. Ma non vi vergognate tutte e tre, scusate. Ma io so meno, tecnicamente vi hanno letto loro gli emendamenti e tutto quanto. Qua ne è nato uno al giorno, figurati se stavo dietro a voi. Però una cosa è certa, che voi vi siete a 12 mesi prima delle elezioni, vi ci siete buttati, catapultati. E i problemi della città sono altri, non perseguitare loro. Che perseguitate sti anziani, ma che ci guadagnate? Ma pensate veramente che votano? Quei 4 voti li avete pure persi. Quindi siete pure inadeguati a fronteggiare la problematica della città. La politica non è per voi, ve l'ho detto pure prima, di me, sciogliete questo gruppetto, che è un gruppetto poi, che dove sono le proposte? Voi state in maggioranza, io sto all'opposizione e faccio in battaglia, ma voi che siete di maggioranza, questa è l'unica, 2 proposte avete portato. La le riunioni di maggioranza, e questa è la maggioranza, una maggioranza divisa. Tu sei intelligente e fai un intervento, non parli, stai dietro, ascolti solo, veramente un consigliere fa proposte, parla, dialoga, luogo, e qual è? Di nascosto, nelle segrete stanze, ma gli anziani tu hai firmato, sei un firmatario, e che hai firmato? Loro ti vogliono ascoltare, vogliono sentire, tieni un chefer, tieni un segretario. Scusate, perché poi la battuta ci vuole. Comunque non batti in mano. Siete sconfitti. Questa è stata una sconfitta che voi porterete a casa nei confronti della gente debole, di una fascia debole. Era l'assessore alle politiche sociali, tanto per avere un assessore. Lo abbiamo, no? Arrivate voi tre, i fantastici tre. Ma che vi serve buttarvi su questa cosa? Era un centro sociale e diventa un centro politico, e il sindaco decide, o un suo delegato, la dovete smettere. La politica è a servizio della città, non dei comodacci vostri, va grazie, bene? Grazie consigliere, grazie consigliere. Presidente, posso fare la dichiarazione di voto, perché poi passiamo ai voti, e siccome passiamo ai voti poi non posso fare la più. Prego. Consiglieri, ti chiedo scusa. Io vorrei. Pronto? Si sente? Io vorrei spiegare a chi ci ascolta di come funziona economicamente il giro economico. Non c'è un consuntivo, non c'è un preventivo, non c'è niente. È sempre il comune che di volta in volta fa una determina e fa fare quella manifestazione. Poi fa un'altra determina e fa fare l'altra amministrazione. Ecco perché se una banca, se un privato vuole donare qualcosa al centro, la deve mandare sul conto corrente del comune e va destinata al centro. Ecco questo giro come avviene. Perché non direttamente al centro? Perché la parte contabile è questa. Grazie consigliere, prego consigliere Abbate. Allora, prima di passare alle votazioni, che già so qual è il risultato di queste votazioni, volevo rivolgermi questa volta, caso strano, per la prima volta in questo mandato, direttamente al sindaco. Sindaco, lei non ha ancora fortunatamente un'età con una certa sensibilità. Io sfortunatamente per me
questa età vicina alla loro, a quella del centro sociale, se non addirittura in piena validità, ce l'ho. Quindi le posso dire che un centro sociale non è un argomento che può essere gestito in questo modo, con discussioni così tecniche e così violente, ma è qualcosa che incide nell'animo degli iscritti e che onestamente noi oggi non abbiamo l'animo sereno per poterlo affrontare. Lo dovremmo affrontare semmai con loro direttamente in una discussione anche normativa, ma che è una discussione molto ma molto più pagata. Mi dispiacerebbe molto rovinare, diciamo, la sensibilità, l'unione che in questo momento nel centro sociale polivalente ci sta da globo. Quindi la prego, la invito, cosa che non ho mai fatto in 5 anni, la invito, sospendiamo la discussione, rinviamo l'argomento, lasciamo lavorare il centro sociale polivalente ancora con il vecchio regolamento e incontriamoci, maggioranza, minoranza, sindaco, assessore alle politiche sociali. La prego di cuore, sindaco, cosa che non ho mai fatto, le ripeto, nei suoi confronti, perché io sono rigido così come è rigido lei e quindi ci scontriamo in continuazione, ma questa volta evitiamo gli scontri, nell'interesse dell'età, nell'interesse dell'età che io voglio cercare di difendere. Volessi Dio arrivassimo tutto praticamente a questa età e avessimo tutti la possibilità di poter frequentare il centro sociale, è qualcosa di tutto, di nostro, è una cosa importante. Sindaco, si fermi per cortesia, fermi questa votazione. Ci sono interventi? Anche io faccio un appello, consigliere. Un argomento di consiglio comunale, una votazione, non è una plinto in cemento armato che non si può modificare. Io direi di andare avanti in questo modo, verificare i lavori del centro sociale, nel momento che si dovessero verificare delle problematiche concrete, non ho nessun problema a cogliere e diciamo nessun problema a rivedere eventualmente alcune scelte che stiamo facendo oggi. Quindi penso che il lavoro fatto ha portato comunque ad accogliere e a quasi completamente stravolgere il primo regolamento che era stato presentato, in molte parti modificato, anche lei ha testimoniato che con questi emendamenti oggi ulteriormente è stato modificato. E quindi peggiorato, ho parlato di peggiorato, sì, però diciamo le mie modifiche sono le stesse, sue non ho capito, le mie modifiche lei ha detto sono le stesse che no, ha fatto no, lei, quando mai sindaco? Lei ha proposto 10 modifiche, io ne ho proposte 3, però quelle 3 che ho proposto io sono uguali alle sue. Me l'ha detto lei. Però quel 20%... Ma è il 20%, non è l'80%. Benissimo, però diciamo il 20% è essenziale, perché vabbè, toglie sindaco, le criticità. Sindaco, ho capito già le se posso determinare. No, poi penso che... Non lo so, stavamo facendo un discorso, ma non per questo... Stavo dicendo questo, sindaco, già so dove vuole arrivare. Faccia quello che vuole, dopodiché ognuno di noi avrà la propria possibilità. Se le cose non dovessero andare bene, riproponiamo e lo cambiamo. Voglio segnalare, consigliere, che questo regolamento probabilmente è il regolamento che io ricordo da quando faccio il Consiglio Comunale, più volte che sono venuto in Consiglio Comunale. Secondo me è stato modificato 6-7 volte. Ricorderà anche il primo parto, come fu difficile, si ricorda quando era Presidente, lo portavo almeno 3 volte. Quindi diciamo non è che è un regolamento insomma, che non ha visto discussioni, non ha visto intese, non ha visto... Ecco, quindi... Secondo me queste modifiche sono migliorative, rendono più forte il centro, stringono ancora più i rapporti tra l'amministrazione comunale e il centro stesso, quindi ne vedo gli effetti positivi. Verifichiamo. Poi c'è un'altra cosa, voi state focalizzando, come dire, questo regolamento rispetto alle persone che oggi impersonifica. Oggi abbiamo un sindaco che tra 9 mesi potrebbe non essere più, abbiamo un assessore che potrebbe non essere più, abbiamo dei consiglieri che potrebbero non essere più. Quindi perché c'è questa forte impersonificazione sugli attuali componenti? La programmazione è di lungo, medio e di lungo periodo. Quindi ecco perché ho detto anche nell'incontro, quando ci siamo visti con i rappresentanti del centro sociale, che non devono guardare agli attuali componenti, devono guardare nel lungo periodo, perché probabilmente loro faranno l'elezione, staranno in carica 3 anni, probabilmente
cambieranno i consiglieri, gli assessori, forse anche il sindaco da qui a un anno e mezzo, quindi loro rimarranno in carica e proseguiranno l'attività e i consiglieri cambieranno, quindi perché andare a questa forte impersonificazione, diciamo, rispetto a uno strumento che invece è una programmazione di medio e lungo periodo? Noi proviamo, se dovesse andare male la gestione, io, così come ho accolto i rappresentanti del centro sociale e mi devono dare almeno atto che, almeno se diciamo, c'è onestà intellettuale, che rispetto al primo regolamento questo si è molto cambiato, penso che almeno mi date atto. Poi secondo la loro visione doveva essere ulteriormente cambiato, però abbiamo fatto grandi passi in avanti, quindi abbiamo dimostrato almeno questa buona volontà nel venire incontro anche alle vostre istanze. Quindi per questo motivo... Ecco, è rimasto solo quell'aspetto lì delle... Però tutto il resto abbiamo, penso, seguito delle indicazioni. È chiaro che però sulla questione del delegato vi state formalizzando su un fatto: delegato può essere chiunque, perché il delegato del sindaco può essere l'assessore, può essere un consigliere, ma soprattutto impersonificate i consiglieri e gli assessori di oggi, non sappiamo quelli che saranno fra poco meno di un anno, insomma. Quindi è chiaro che state facendo un ragionamento che si compie in un momento, in questo momento, ma quando il regolamento è una cosa che va nel tempo. Quindi vi prego di non formalizzarvi sulla situazione attuale, ma di avere una visione, diciamo, di più lungo periodo. Un attimo, io sono un attimo. Allora, io invece credo una cosa, penso una cosa, tanto io sono breve, non sono prolissa e lunga. Io penso che il sindaco non lo può ritirare il regolamento, perché dopo non ha la maggioranza per votare gli altri, perché loro tre poi non voterebbero altro. Quindi il sindaco forse in cuor suo lo avrebbe anche ritirato, però come fa dopo ad andare avanti? Il consiglio non va avanti, perché quel gruppetto là non vota altro e quindi lei non ha la maggioranza. Qui è una questione, ma no, ti devi calmare, è una questione, è una... Che è una persona seria, ma non voterai. Se il sindaco ritira, consigliere, se il sindaco ritira il regolamento, voi non votate dopo. Siete divisi, siete spaccati. Come ve lo devo dire? Ma se vi siete accaniti su un centro sociale, ma tre consiglieri che si accaniscono su un centro sociale, consigliere, ma dai, smettetela. Prego, consigliere Pesca, veloce. No, velocissimo, soltanto per dire questo, sindaco. Se noi dovessimo ritirare oggi l'argomento oppure rinviarlo. Non c'è una vacatio, cioè nel senso che non è che si rimane senza regolamento, perché resta in vigore quello precedente, così come più volte modificato. Quindi voglio dire, il fatto di poterlo meglio visionare e discuterlo non significa che il centro sociale non resta senza regolamento, perché già il regolamento è già in vigore. Questo volevo dire, grazie. Facciamo così, allora, innanzitutto penso che ora o con questo regolamento o con quello di prima ci saranno le elezioni, tanto non è che il regolamento va a determinare gli equilibri, si andrà a votare, credo, ci concorderemo settembre, ottobre col fresco, insomma, quindi faremo fare le elezioni. E allora in questi mesi verificheremo come andrà e poi sono pronto nuovamente a rincontrarci per vedere, dopo un primo periodo di prova e dopo aver, diciamo, rinnovato le cariche sociali, di rincontrarci e riparlare eventualmente di modifiche. Non ho problemi rispetto a questo. Però sindaco, noi rinnoviamo le cariche sociali con un regolamento nuovo e determinato da questa maggioranza, perché quello è lo scopo. Allora no, cioè voglio dire, noi... No, le regole del voto sono uguali, non cambiano. Però soltanto dire, che no, nel noi, però noi, consigliere, nel regolamento c'è una modifica importante che non ha voluto sottolineare. Sì, quella, diciamo, di il tesseramento è il senso di creare anche la base elettorale, perché oggi se dovessimo andare al voto non avendo certezza delle persone che vanno a votare non potremmo fare la votazione. Quindi questo è uno degli argomenti che abbiamo concordato con il centro, cioè il fatto di creare una nuova banca dati delle persone presenti, facendo pagare quel famoso 2,50 euro, che è una cosa irrisoria, è solo un fatto di creare un meccanismo che col pagamento uno fa l'iscrizione per rendere, diciamo, chiara i registri. Una volta che abbiamo fatto il registro, se non avessimo fatto questa modifica regolamentare, come facevamo ad andare al voto con dei registri, con 2.000 iscritti che non sapevamo dove erano, come facevamo? Invece con l'approvazione del regolamento abbiamo la possibilità di creare nuovi registri. Okay? E questo non c'entra delegato o non delegato, è una norma che incide direttamente sull'operatività del centro stesso. Una volta che abbiamo creato i nuovi registri con l'iscrizione e abbiamo quindi la base elettorale,
vengono indette le elezioni, si vota, in questo periodo vediamo come vanno le cose e siamo pronti a rincontrarci a settembre, sempre prima del famoso voto che ci sarà, quindi la possibilità di discutere nuovamente di questo argomento tra qualche mese. Ci riaggiorniamo e vediamo. Sindaco, è una cosa che stiamo ma con questo voto ci consentirà di fare i registri di poter votare, se no non possiamo votare. Limitiamo il voto al solo aspetto dei registri. Limitiamo il voto di questo regolamento al solo aspetto dei registri. Ho fatto già la mia proposta. Hai fatto già la proposta troppo. Consiglieri, per cortesia, concludiamo e passiamo alle votazioni. Io posso aggiungere soltanto che in questi 15 giorni c'è stata una discussione che ha portato a delle modifiche grazie a un confronto democratico fatto dalla parte politica con i componenti del centro sociale. Sicuramente non si è arrivati all'ottimo. Se posso essere garante a nome dell'intero Consiglio Comunale, nella mia espressione di Presidente del Consiglio, anche nella modalità di voto che mi porterò a fare, che è quella dell'astensione, mi impegnerò quotidianamente per cercare di addivenire ad un'intesa che il prossimo regolamento sia condiviso dall'intero Consiglio Comunale. Purtroppo io devo andare avanti per gli emendamenti che sono stati presentati e chiamo al voto, perché faremo 3 votazioni, emendamenti presentati dal consigliere Abate. Articolo 2, il comitato di gestione. Modifiche al comma 6. Articolo 5, attività, modifiche al comma 6. Articolo 7, rapporti con l'amministrazione, finanziamento e piano programmatico, vengono eliminate delle voci, perché qui consigliere Abate non mi ha riportato il comma, rimane chiaro ed evidente che gli atti amministrativi idonei per assicurare tale mantenimento sono di competenza della Giunta. Ok. Questo in rosso. Sì. Siccome io sono convintissimo del risultato, lei per me, poi faccio come vuole, può accomunare pure tutti questi emendamenti insieme, tanti saranno tutti bocciati. Per me gliela do facoltà, Presidente. Bene, se mi autorizza, io li leggo e faccio un'unica votazione. Sì, lei l'autorizza più. Sugli emendamenti articolo 7, come le stavo dicendo, articolo 10, comitato di gestione. Articolo 11, articolo 12, i vari comma A, B e C. Perché poi qui mi richiama di nuovo il tutto. Ok, allora chi è favorevole alla proposta di emendamento sulla proposta dei 3 consiglieri comunali? Abate, Pesca, Botticchio. Chi è contrario? Chi si astiene? Massimo Laporta. Emendamento presentato dal Sindaco. Articolo 10, vanno eliminate le ultime 2 righe. Articolo 12, Presidente del Centro, organi di controllo. Chi è favorevole alla proposta di emendamento presentata dal Sindaco? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio. Chi si astiene? Massimo Laporta. Adesso votiamo la proposta così modificata con l'accoglimento dell'emendamento fatto dal Sindaco. Chi è favorevole alla proposta emendata e modificata? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio, astenuti. Massimo Laporta. Il Consiglio approva, però per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Massimo Laporta. Il Consiglio approva. Per cortesia. Per cortesia in aula. Per cortesia. Settimo punto all'ordine del giorno. Per cortesia. Signora, la prego. La prego.
Settimo punto all'ordine del giorno, modifica regolamento generale delle entrate comunali approvate con delibera giunta comunale, no, consiglio comunale numero 45, relaziona l'assessore Mutalipassi. Prego, assessore. Allora, con questa proposta si chiede la modifica di due regolamenti che sono stati già oggetto di modifica nel mese di dicembre ultimo scorso. Con questa si vuole portare all'attenzione di questo Consiglio, con questa modifica, un ulteriore provvedimento che cerca di agevolare i contribuenti a far sì che possano accedere ai provvedimenti di rateizzazione, soprattutto in questo periodo particolare di grave crisi economica. In effetti, sì, la modifica principale è quella dell'eliminazione dell'obbligo di presentare al momento di richiesta di rateizzazione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa qualora l'importo da rateizzare fosse superiore all'importo di debito da rateizzare fosse superiore all'importo di euro 10.000. È un provvedimento che va incontro ai contribuenti, si cerca di agevolare i contribuenti affinché possano essere messi nelle condizioni di pagare i tributi dovuti al comune. E si aggiunge a tanti altri provvedimenti che durante questa amministrazione ha portato all'approvazione, soprattutto nella persona di questo assessorato. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Sì. Prego, consigliere Abbate. Allora, innanzitutto preciso che fino a... Innanzitutto preciso che fino a questo punto all'ordine del giorno, questo punto numero 7, ancora non ho fatto alcun richiamo al fattaccio che si è verificato nella scorsa seduta consiliare. Il fattaccio era quello praticamente di ritirare tutti i regolamenti che dovevano essere oggetto di discussione. Il sindaco da me interrogato disse con una faccia limpida e piena di candore: vogliamo rifletterci ancora perché ci stanno delle modifiche evidentemente da apportare. A quella stessa faccia piena di candore oggi io mi rivolgo e dico: avevi detto che ci stava da riflettere perché delle modifiche da apportare. Bene, sia nella proposta della delibera e sia nel regolamento non ho trovato un solo rigo, una virgola, una parola modificata rispetto a questo regolamento. Quindi mi chiedo ancora una volta se questa risposta del sindaco rientra in una tattica politica, in una logica politica che io non ho compreso, oppure se sono solo e pure canzonette. Il mio riferimento sono puro e solo canzonette alla canzone di Edoardo Bennato è totale, integrale, cioè tutto ciò che fa come denuncia in quella canzone Bennato la faccio io in questo momento nei confronti di questa maggioranza. Cioè dietro questa canzonetta, perché questa è una canzonetta, quelle dire no, io voglio riflettere ancora con la maggioranza, devo trovare ancora praticamente diciamo di migliorare il testo, siccome il testo non è stato migliorato di una virgola, stavo dicendo, devo ritenere che dietro questa canzonetta, signori miei, rivolgendomi ai cittadini che sono in ascolto in questo momento, ci sta una delle dittature più terribili che io abbia mai potuto vivere dal 2007, da quando sono entrato in politica da Cropro, una delle dittature più sibilline, una delle peggiori dittature. Questi regolamenti hanno assunto un aspetto secondario e sono regolamenti importanti per la città, come ha fatto rilevare semmai l'assessore o come lo farà rilevare dopo, da un punto di vista economico, finanziario, ma sono diventati secondari rispetto alle contrattazioni politiche, rispetto alle contrattazioni che la maggioranza ha dovuto portare avanti in questi giorni. Allora, siccome io non ho mai ceduto a nessun ricatto e non cederò mai a nessun ricatto e non mi sono piegato mai a nessun sistema politico del genere,
Ne voglio dare atto ancora una volta a verbale di questa seduta consiliare, affinché il segretario poi, pigliandosi anche le mie note, ne possa costituire verbale, perché questo dovrà costituire ancora e per l'ennesima volta, perché lo farò fino a quando avrò vita, l'ulteriore denuncia alle autorità sovraordinate. Cioè quello di vedere come si manipolano, indipendentemente dalla legittimità del contenuto della delibera, come si manipolano praticamente i regolamenti, cioè in modo abominevole. Quindi, ripeto, in questa maggioranza, in questo momento ci sta una delle peggiori dittature che io ho assistito in città da quando sono sceso in politica nel 2000, anche quando sono salito, perché la politica per me è molto più alta di me, da quando sono salito in politica dal 2007. Segretario comunale, la prego soltanto di far diventare, così come già l'ha fatto altre volte, questo contenuto che poi le do corpo del delibero e non allegato. Grazie. Prego, sì. È come con le parole si possono trasformare le cose, nel senso che se io dicessi che si è discusso ampiamente e quindi questa discussione è una favorire la democrazia nella discussione stessa, è come se poi la dittatura in qualche modo alimentasse la discussione, tutt'altro, la dittatura non alimenta la discussione, ma decreta e delibera. Quindi come si fa a dire che un incremento di discussione determina una dittatura? Cioè è una contraddizione nei pensieri, in termini. E poi come si può trasformare l'idea di essere discussione fatto positivo? Discussione si può, che il consigliere ha trasformato in contrattazione per dare una lettura negativa. È chiaro. La sua lettura è che la nostra discussione, per lei è una contrattazione, per me è una serena, tranquilla discussione politica in cui si confrontano persone, si confrontano idee e al termine, così come la politica fa, non da oggi ad Agropoli ma in tutto il mondo, trova una mediazione, trova un accordo e viene fuori il provvedimento finale. Molto spesso gli accordi sono, come dire, migliorativi, qualche volta può anche capitare che siano peggiorativi, ma la nostra Costituzione anche viene fuori da una discussione e da un accordo. La nostra Costituzione, che è probabilmente la carta più bella scritta mai nella storia, pure viene fuori da una discussione. Ora, lei può definirla contrattazione anche quella se vuole, perché vuole dare una lettura e un approccio negativo, ma ci sta. È compito del Consiglio Comunale di opposizione cercare di dare letture negative di quello che fa la maggioranza, compito, se mi consente, mia, quello di dare una lettura diversa, che è totalmente opposta. Per me la discussione non è contrattazione, ma è incremento di democrazia, e in questa maggioranza non c'è stata tantissima discussione. Non voglio confrontare con il passato, perché molte storie non le conosco, ma vi posso garantire che in questa maggioranza c'è stata tantissima discussione, e anche in questo Consiglio c'è stata tantissima discussione. Poi alla fine si deve decidere, perché così impone la legge, e noi abbiamo deciso. Grazie, Sindaco. Se non ci stanno altri interventi, vorrei replicare e fare la dichiarazione di voto. Prego. Allora, ancora una volta, sono costretto a rivolgermi ai cittadini e dire: io ho parlato in modo chiaro e preciso. Ho detto: avete tenuto come ostaggio un regolamento in cui non avete modificato una parola, una virgola, perché doveva essere oggetto poi di contrattazioni politiche per altri argomenti. Cioè, dette in parole povere, signori cittadini di Agropoli, questo regolamento non è stato modificato in una virgola, quindi se non poteva essere approvato allora, non è stato e verrà approvato oggi, vuol dire che è stato detto in parole povere, chiare, spicciole: ritiriamo tutti gli argomenti, perché su quelli poi discuteremo, su quelli controversi. Questo è stato oggetto di un ricatto, questo regolamento è stato oggetto di un ricatto politico. Poi, se mi sono spiegato male, ed è possibile, ma i cittadini nel vedere la registrazione capiranno che cosa ho voluto intendere. Evidentemente il sindaco, così come l'altra volta, non vuol capire e cerca di ribaltare, ma a me che ribalta non c'è nessun problema. A voi cittadini. Grazie, consigliere. Prego
Assessore Mudali Bassi. Sì, brevemente, Presidente. Nel caso specifico di questo regolamento, io ricordo benissimo le parole che ho preferito al momento in cui fu interrogato dal consigliere Abate. Li ritiravo dalla proposta perché si stava cercando di verificare se ci possono essere forme che potevano ulteriormente agevolare i contribuenti. Ricordo a me stesso, perché ne sono vittima quotidianamente, essendo svolgendo la professione di direttore commercialista, che nell'ultimo, da 12 mesi a questa parte, il nostro legislatore, a seguito di questa dell'emergenza che si è avuta con il coronavirus, produce quotidianamente decine di provvedimenti in ambito tributario. Ricorderà il consigliere Abate, ricorderemo tutti quanti noi, che è anche il provvedimento del blocco delle notifiche delle cartelle settoriali è stato più volte reiterato, adesso il termine ultimo è il 30 giugno, ma si sta parlando di un ulteriore differimento al 31 agosto. È all'oggetto delle discussioni in Parlamento dei provvedimenti di agevolazione ai contribuenti debitori di concedere una nuova pace fiscale, di concedere una nuova possibilità di rateizzazione, una nuova possibilità di saldo e straccio. È quasi certo che verranno eliminate le cartelle settoriali notificate entro il 31 dicembre 2010 dell'importo fino a 5.000 euro, è quasi certo, perché è anche questa in fase di discussione. Allora comprenderà, consigliere Abate, che la mia richiesta all'epoca era suffragata in questa mia volontà, ma la volontà dell'intera amministrazione, di far sì che se si potesse aggiungere in questo regolamento ulteriori agevolazioni. Non c'è stato così perché non sono state verificate, ma prometto a me stesso, ma prometto a questo Consiglio e ai contribuenti agropolesi che, così come è sempre fatto, qualora domani mattina un provvedimento a livello nazionale ci desse la possibilità di ribaltare a favore dei contribuenti agropolesi e delle agevolazioni, non verrà fatto subito, verranno fatti i dovuti provvedimenti. Grazie. Presidente, mi dispiace, ma devo rispondere. Allora, non è vero niente quello che ha detto l'assessore, vi potete vedere la registrazione della scorsa seduta consigliare e valuterete. Poi, se dovesse essere così, perché io avessi dimenticato le parole dell'assessore l'altra volta, vuol dire che non sapete fare gli atti amministrativi, mi dispiace, perché nella proposta che è cambiata solo la data, penna, era una data e hanno cambiato solo la data, andava riportato tutto questo. Premesso e dato atto che fu oggetto di rinvio nella scorsa seduta consigliare per le seguenti motivazioni, oggi propongo che. Quindi evidentemente non lo sapete fare. Cerchiamo di fare dei fatti concreti, non chi come si basa sul fatto se un verbale di revisione arriva 4 giorni prima o 3 giorni prima, perché pensiamo che la pubblica amministrazione sia fatta anche di fatti concreti, di operatività, di celerità. Da un lato ci lamentiamo troppo spesso che gli atti amministrativi non vengono fatti, dall'altro lo ribaltiamo che poi bisogna rispettare le formalità. Grazie. No, Presidente, mi dispiace, ma devo intervenire. Allora, guardate che il consigliere Abate, che ne possa pensare l'assessore Mutali Passi, è un consigliere di opposizione. Nel dover fare, nel poter fare opposizione correttamente, deve basarsi sulle regole. Perché io non ho altro se non quello di chiedere il rispetto delle regole. Se baso sul rispetto delle regole avrò necessità di poter guardare i documenti. Poi, quando arriveremo all'ultimo punto, all'ordine del giorno, vi dirò in che modo calpestare le regole per l'opposizione significa togliergli praticamente l'ossigeno, cioè significa non poter parlare. Quindi io mi formalizzerò sempre sul rispetto delle regole e accuserò sempre questa maggioranza, per come quando ne avrò la possibilità, di non rispettare le regole e di essere una delle peggiori dittature, così come ho detto prima, che ho mai incontrato in questi 15 anni di mia politica. Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Abate, Botticchio, Vesco. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Abate, Botticchio, Vesco. Il Consiglio approva. Nono punto all'ordine del giorno.
ottavo, no, no, ottavo l'ho fatto, ottavo approvazione del regolamento, no, ottavo, avevo già scritto, ottavo punto, approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. Relaziona il consigliere Crispino. Grazie Presidente. Allora, l'articolo 55 del decreto legislativo 117 del 2017 richiede l'adozione di regolamenti per la disciplina dei rapporti fra enti pubblici e terzo settore. Il regolamento che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, in armonia con le previsioni della Costituzione, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114, 2 e 117, 6 della Carta Costituzionale. Le proposte di collaborazione potranno essere spontanee, protette direttamente da soggetti del terzo settore oppure potranno essere presentate a seguito di avviso di evidenza pubblica del Comune. A questo proposito tengo a rimarcare, mi è particolarmente a cuore, l'articolo 19, dove prevede il coinvolgimento delle scuole e dell'università. In entrambi i casi saranno sottoscritti dei patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Botticci. Praticamente vorrei capire questo rapporto tra beni comuni, urbani, cittadini e enti. Allora vorrei chiedere all'assessore, cioè la cura dei beni urbani, non capisco assessore perché la gente non ha capito, cioè non ho capito neanche io veramente, vorrei capire cioè qual è questo regolamento, cosa stabilisce in termini pratici. Lei legge articoli. Allora la cosa mi meraviglia, consigliere Botticchio, perché lei ha partecipato ai lavori della commissione. Sì. Sei mesi fa. Lei si è pure arrabbiato perché poi dice ancora non l'hanno portato in consiglio, quindi sei mesi fa. No, e c'è anche una sua dichiarazione nel verbale che posso dimostrare, dove lei era entusiasta e approvava molto questo regolamento. Però mi fa piacere poter approfondire, per l'amor di Dio, questo regolamento, ed è giusto che sia anche così. Le faccio un esempio che avrei voluto fare il 3 di giugno, all'indomani della festa della Repubblica. Noi abbiamo un monumento ai caduti che avrebbe bisogno di un restyling, di una maggiore cura, di una maggiore attenzione. Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti e la cosa mi sta veramente a cuore. Questo regolamento regolamenterà per l'appunto la possibilità che un'associazione del terzo settore, ho fatto questo esempio perché è al di sopra delle parti, l'associazione Combattenti e Reduci, l'associazione Carabinieri in Pensione, l'associazione Finanzieri in Pensione, associazioni similari, possano fare una richiesta al Comune di poter fare la manutenzione di quel luogo pubblico. Quindi a quel punto, una volta che ci è pervenuta una richiesta del genere da parte di un'associazione, anche un singolo cittadino, io ci ho rimarcato le scuole e l'università, le scuole di Agropoli, viene sottoscritto un patto che ha una sua durata, ovviamente c'è tutto un iter che è specificato nel regolamento, e consentirà a queste associazioni, nel caso specifico, di poter fare la manutenzione e la gestione di quel luogo pubblico. Va bene. Grazie. Allora io questo... No, devo rispondere, perché questo volevo sentire. Allora, caro assessore Crispino, lo chiamo sempre assessore con rispetto e stima, ma noi abbiamo 80 dipendenti dell'Agropoli Cilento Servizi, cioè qua girano intorno al comune forse 200-300 persone, ma adesso dobbiamo stabilire se un'associazione o qualcosa o un cittadino deve prendersi cura
di determinate situazioni. Mi sembra un po' una cosa abbastanza... Cioè, il comune resta comune. Chi lavora per l'ente comunale e deve mantenere la pulizia e l'ordine della città, ci stanno i delegati, dove noi paghiamo, dove i cittadini pagano. No, è un regolamento simpatico, ma non rende niente di buono, perché dice l'associazione combattenti, voglio dire, sono anziani, devono partecipare al 2 giugno, al 25 aprile, non per restaurare o per altro. Noi abbiamo dei dipendenti e ne abbiamo tanti. Cioè qua le assunzioni sono state fatte, la gente è pagata per poter dare lustro alla città. Quindi è un regolamento, glielo dissi anche allora, poi è passato 6 mesi. Non è che entusiasta, perché sì, ho firmato la partecipazione, non ho firmato, ma questo mi ha fatto pure Di Filippo, cioè io non firmo mai, vedi? Io no, hai capito perché io non le firmo? Perché dopo dicono tu l'hai approvato, io ho partecipato alla discussione, non questo regolamento qua, perché non l'avrei mai approvato. È come dire chiudiamo l'ospedale e lei firma, non posso mai firmare, sono cose che io non sposo. Sarà pure simpatica per lei, per l'amor di Dio, io stimo e rispetto di lei, lei è una persona per bene, però non per questo io devo prendere per oro colato tutto quello che lei propone. Questa è una proposta che non sa di nulla, non sa proprio di nulla, va bene? Grazie, ci sono altri interventi, consigliere Crispino replica, poi Di Filippo Marciano. Riporto quanto è scritto nel verbale della commissione del 25 novembre. Il consigliere Botticchio Giuseppina dichiara che ha preso atto di tutti i punti all'ordine del giorno e ne condivide l'importanza. No, questo l'ha messo lei, l'aggiungo dopo. Ma mi scusi. Assessore, ma se gliel'ho pure detto e lei mi ha pure risposto, poi vedrà, ti piacerà, leggi le carte. Allora ha fatto bene Abate che non vuole partecipare alle commissioni. Se voi cucite addosso vestiti che uno non porta, ma questo è malafede, scusatemi. Assolutamente. Qua veramente è malafede. Allora io faccio come Abate, non voglio partecipare più a commissioni. Grazie, consigliere. No, non si fa così. È stata chiara. Consigliere Di Filippo. Buongiorno a tutti, consiglieri, sindaci, assessori. Al di là della questione puramente tecnica della presenza e tutto, non voglio tediare i lavori del Consiglio, quindi sarò breve. Ritengo di importanza nazionale la normativa del terzo settore, che va a normare e va a disciplinare un segmento della vita sociale importante, il rapporto con l'ente, gli enti in generale, con le associazioni culturali del terzo settore. La riforma del terzo settore istituisce un albo ad hoc di tutto il terzo settore e quindi abbiamo delle associazioni che hanno un riconoscimento ufficiale, quindi sappiamo che quali sono i bilanci, che cosa fanno e cosa vorrebbero fare per il nostro territorio. Giustamente il Comune ha recepito, grazie a questo regolamento, che io non ho partecipato in commissione ma che ho partecipato più volte in modo informale con l'assessore Crispino, con il consigliere Crispino, scusatemi. E quindi disciplina questi rapporti fondamentali fra l'associazionismo del terzo settore che abbiamo sul nostro territorio che ha tantissime associazioni, tante riconosciute al terzo settore e l'amministrazione comunale. Ne ritengo l'importanza, l'approvo fortemente e ritengo anzi utile che abbiamo recepito questa normativa e oggi diamo la possibilità alle associazioni regolarmente riconosciute, regolarmente che consegnano bilancio, che possono interloquire nell'interesse comune dell'attività della città. Grazie. No, devo rispondere. Certo, riconoscete le associazioni. Come vi piace la parola associazione? È bella la parola associazione. Associazioni riconosciute del terzo settore. Riconosciuto. Lo sa, certo, la dittatura si deve stringere. Lo sa che cosa pensa che sei responsabile al porto, che fa schifo quel porto. Sì. Invece di pensare a fa locali. Associazione del terzo settore, sa che cosa significa? Pensa dare ordine al porto, che sei responsabile. Grazie, fare associazione. Prego, consigliere Abate. Ve ne dovete andare, spero, lo auguro per la città di Agropoli, che veramente vi cancellano, perché è l'unica speranza, perché altri 5 anni Agropoli veramente è seppellita. Giuseppe, scusami, da questi regolamenti, la riforma del terzo regolamenti settore. Infatti, la riforma del terzo domani, settore. Devi e come non la fai domani? Tu fai domande a tutti. La riforma del terzo settore della Seretta. No, non la leggo. Sai quali sono le associazioni del terzo settore scritte ad Agropoli? C'è una leggo nazionale, vatela a pigliare e vatela a leggere. Ma l'assessore al turismo di Agropoli. Ma che ci azzecca, Chris? Stai dicendo cose fuori dalla... Che stai dicendo? Che stai dicendo tu? Responsabile al porto. Consigliere Botticchio. Al porto. A non lo dimenticare. Prego.
Allora, innanzitutto vorrei complimentarmi con il proponente, che mi sembra che sia il sindaco, e poi anche con tutti i consiglieri che nella commissione consiliare, così come avete riferito prima, hanno approvato un regolamento del genere. Un regolamento che giustamente, cogliendo l'occasione, delega per varie cose alla Giunta, espropria in toto il Consiglio Comunale, ma l'espropria perché così è. Ma un regolamento del genere deve nascere dalla testa, cioè deve nascere prima il padre e poi il figlio. Che speranza si può avere un'amministrazione e una maggioranza del genere che ha affossato le consulte di quartiere? Una maggioranza praticamente che ha negato ogni forma di collaborazione con i cittadini, una maggioranza che non ha mai previsto un bilancio partecipato, una maggioranza che non ha mai attivato la vera cittadinanza attiva. Questo regolamento è nato in molti comuni con successo, in altri invece serve solo per pastetta, per consensi elettorali, e mi spiego perché. Questo regolamento è nato per la prima volta in Italia nel 2014 nel comune di Bologna, il primo comune ad adottare un regolamento del genere. Ma il comune di Bologna, in armonia con l'articolo 118 della Costituzione, subito andò a modificare lo statuto comunale ed inserì all'articolo 4 bis del proprio statuto cittadinanza attiva, e quindi incominciò a disciplinare tutto quello praticamente che il comune avrebbe dovuto fare: ufficio regolamentare, rapporti con i cittadini, continue praticamente diciamo verifiche con gli stessi cittadini, bilanci partecipati per esprimere meglio questa coesione sociale. Quindi il comune di Bologna, che è stato il primo ad adottare questo regolamento, dice: ferma, io devo modificare lo statuto, devo rendere veramente una cittadinanza attiva e partecipativa per far sì che poi posso giustamente dire sto rispettando l'articolo 118 della Costituzione. E non ad capocchiam, come si usa dire, cioè bella e buona, arriva un regolamento del genere in un comune dove c'è la negazione di ogni partecipazione, c'è stata la negazione, non abbiamo mai potuto parlare di bilancio partecipato perché c'erano risolini in continuazione, ridolini anzi in continuazione. Quindi signori, se vogliamo partire dall'inizio, mi trovate pure d'accordo, oppure venite in pubblico dibattito in quella pubblica piazza a smentire quello che sto dicendo. Cioè voi avete affossato consulte e cose varie che non sto qui adesso a ripetere, e oggi volete parlare di partecipazione con un regolamento del genere. Questo è un regolamento che è degno di una democrazia, e noi qui in questo momento non siamo in democrazia, l'ho detto prima e lo ripeto ancora oggi. Quindi il mio voto è assolutamente contrario, per questo, perché questo regolamento serve solo per attirare consensi elettorali e non altro. Grazie, prego, sindaco. Anche qui, come si è fatto fino ad ora, ognuno dà una lettura e poi giustamente, come dice l'opposizione, i cittadini decideranno con il loro punto di vista, con la loro visione dei fatti. Diceva bene il consigliere Abbate che questo modello di gestione viene dall'Emilia Romagna, effettivamente è così, ma ormai è un modello di gestione che anche il governo ha scelto come tale. Il governo ha dato delle indicazioni chiare, ma allo stesso Parlamento, dicendo che in una città, faccio l'esempio per farci capire, si vuole favorire la partecipazione alla vita pubblica del terzo settore. Quindi quando il consigliere di Sibili dice associazione del terzo settore, si parla di tutto il terzo settore. E tant'è vero che c'è stata questa indicazione, noi subito abbiamo colto la palla al balzo naturalmente, perché l'indicazione di carattere generale, ma è certo l'inizio di un percorso, ci mancherebbe altro, che addirittura lo Stato organizzerà dei finanziamenti in cui sostanzialmente verrà premiata questa capacità da parte dei comuni di fare rete sul territorio, amministrazione comunale, cittadini rappresentati nel terzo settore. Quindi è un'indicazione normativa che vale per tutti. Quindi come si fa a voler dare una lettura negativa di un approccio che dà il governo nazionale al nostro Parlamento, e noi dovremmo non tenerle in considerazione? Non ho capito. È chiaro che anche noi ci allineiamo rispetto a questa indicazione,
abbiamo approvato il regolamento per poter, diciamo, avviare questo ragionamento. Avremo poi queste iscrizioni, il nostro albo, favoriremo degli incontri proprio così come è stato indicato. Non stiamo facendo altro che seguire quello che ci ha detto lo Stato centrale, non altro. Allora, per quale motivo, se il Comune di Agropoli seguiamo un'indicazione di carattere nazionale, siamo coloro che vogliono fare clientelismo e magari in altri comuni no? Ora, o una scelta nazionale di fare clientelismo per tutti i comuni, però poi a quel punto ci sono comuni di destra, di sinistra, a chi è indicato di fare clientelismo? A nessuno. È un modello di gestione nuovo che ci propongono e noi ci approcciamo a cercare di utilizzarlo al meglio delle nostre possibilità. Questo è il ragionamento, quindi non è che è una scelta che facciamo, consigliere Botticchio, perché vogliamo fare clientelismo. Questo è quello che dice lei da sempre nelle chiacchiere. Però nella realtà dei fatti è chiaro che noi stiamo seguendo un modello di gestione nuovo e il regolamento è il primo passo. Poi incontreremo il stesso settore, cercheremo di comprendere come fare in modo che le collaborazioni siano più forti, cercheremo di insieme a loro acquisire finanziamenti per il bene della nostra città. È un percorso che ci è stato indicato e noi lo seguiamo. Questo è tutto. Sarebbe assurdo rimanere fuori da questo ragionamento. Rispondo un attimo io perché si deve. Questo qua è un consiglio comunale di oggi, farsa. Questa è una farsa dove voi recitate un copione. Allora, qua ognuno sa proprio un consiglio, il suo regolamento. Ognuno, i tre ovviamente gliel'avete votato perché sennò non avrebbero mai votato quest'altro. Quindi sono consiglieri che ognuno presenta il suo al sindaco, il suo conticino. E il sindaco che fa? Perde la maggioranza. Questo, vi siete ricattati l'uno dall'altro. Questo è un consiglio comunale farsa. Io non lascio l'aula per rispetto dei cittadini, ma dopo assistere a queste scempiaggini io veramente dovrei abbandonare l'aula. Non l'abbandono per rispetto alla città di Agropoli, ma continuare a guardare questa recita è vergognoso. Ognuno deve votare il regolamento dell'altro. Ma che fine ha fatto la città? Consigliere di Bottista. Ma questa è la città di Agropoli e questo è il consiglio comunale. Una città senza servizi, senza arredo, abbandonata, approva un'associazione, ma vergognatevi, pigliatevi scurna dalla faccia vostra. Consigliere Botticchio e consigliere Abate, purtroppo sono costretto a intervenire. Quando lei parla di democrazia, parla di statuto comunale. L'articolo 42 dello Statuto Comunale parla di partecipazione dei cittadini, parla di associazionismo. Consigliere Botticchio, smettiamola. Non diamo un buon esempio lì fuori. Smettiamola, per cortesia. Prego, Pesca. Ma io innanzitutto voglio dire, non ho partecipato alla commissione di questo regolamento, credo. Perché... No, non ho fatto bene. Perché non... No, non ho partecipato per cui. Io ho noto soltanto alcuni dubbi giuridici più che politici. È possibile che il Comune di Agropoli si possa privare con una delibera di giunta di un proprio bene dall'associazione per 9 anni? Questo è l'unico dubbio che ho, perché vedete, si parla fino a 9 anni di questi luoghi comunali, quindi proprietà del comune, abbandonati e dati ai cittadini attivi, cosiddetti cittadini attivi o associazioni. Credo che bisognerebbe praticamente avere questo tipo di prima problematica, cioè se è possibile che il comune se ne possa spogliare per 9 anni. So che si dirà non se ne spoglia perché saranno comunque usufruibili a tutti quanti i cittadini, però comunque la gestione potrebbe essere data a soggetti diversi rispetto a quelli che attualmente sono con la disponibilità. Seconda problematica è l'individuazione di questi beni. Questi beni ogni quando, non l'ho detto, non ho visto se praticamente è stato previsto o meno, entro quando vanno individuati questi beni? All'inizio di ogni anno, all'inizio di ogni legislatura, e dopo, quindi vanno individuati, riportati in giunta o al Consiglio Comunale. Individuati, mi pare che sia individuati dalla giunta, e poi dati a questi cittadini. E poi in base a quale poi caratteristiche vengono poi affidate alle associazioni o ai cittadini. Grazie, era questo l'unico dubbio che tenevo e ho voluto specificare. Grazie. Ci sono altri interventi in merito? Posso? Prego. Allora, Presidente, innanzitutto rispondo a lei che ha detto giustamente la democrazia è messa alla parte. Io non ho mai negato una cosa del genere, la registrazione ne darà conto.
Io ho detto queste testuali parole: se veramente questa maggioranza vuole dare corso a questa forma di collaborazione con i cittadini, parta dalle origini di una tale cultura di partecipazione. Oppure dire la dimostrazione pubblica e in pubblico dibattito è aperto che io, quello che sta parlando, sta solo denigrando la maggioranza. Io non la sto denigrando, voi potevate e dovevate adottare un regolamento del genere, ma nel momento in cui in voi c'era la cultura della partecipazione, in voi non c'è stata, l'avete distrutto. Ho detto, avete distrutto le consulte di quartiere, avete distrutto praticamente altre consulte, le avete abolite tutte, avete distrutto fino a un question time, cioè partecipazione dei cittadini tramite i consiglieri, avete distrutto tutta la forma di partecipazione. E perciò ho detto, voi partite dalla fine e non dall'origine, partendo dalla fine, perché questo è un regolamento che a mio modo di vedere voi state adottando perché volete captare benevolenza, volete quindi farvene un consenso elettorale. Sono stato chiaro? Più chiaro di così non so essere. È il suo punto di vista. Assolutamente falso quello che sta dicendo, perché posso dimostrare nel prossimo consiglio che questa amministrazione è l'amministrazione negli ultimi, credo, non so quanti bilanci posso prendere, che ha dato meno contributi alle associazioni. Se andiamo a confrontare questa con quello del passato, è l'amministrazione che ha dato meno contributo alle associazioni. Poi lo possiamo confrontare, verificare, le faccio vedere che non è così. Andiamo ora, le sto dicendo che l'approccio deve essere diverso e noi proveremo a farlo, anche col suo aiuto se vorrà, però questo atteggiamento preconcetto nel dire non è così, anche perché oggi collaboriamo già con tante associazioni, va riorganizzato il servizio, va fatto. Poi vediamo, il giudizio può essere dato dopo, ma sulla base di che cosa? Lei dice le consulte di quartiere. Le consulte di quartiere sono state tolte parecchio tempo fa, non da questa amministrazione. Stiamo parlando di 8-10 anni fa, consigliere, e non stiamo parlando di oggi. Questa è un'altra amministrazione che ha cominciato un percorso diverso. Ha dato meno contributi rispetto al passato, però vuole cercare di creare una rete sul territorio di associazioni del terzo settore che collaborano col Comune. Ma per migliorare la città, lo stiamo dicendo da tempo. Quando vuole, dove vuole, il dibattito pubblico che ho chiesto. Quando vuole, dove vuole. Grazie consigliere. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Abate, Botticchio, chi si astiene? Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Abate, Botticchio, chi si astiene? Pesca. Il consiglio approva. Nono punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento Corpo di Polizia Municipale, le relazioni del sindaco. Può venire a darmi supporto il comandante Cauceglia, in modo che lui potrà relazionare, poi visto che lui ha diciamo, preparato il regolamento, potrà meglio esprimerne i concetti e poi noi potremo commentarlo. Prego, comandante. Allora, grazie per avermi concesso la possibilità di poter relazionare e di introdurre questo regolamento e gli altri due che succederanno. Allora, ho proposto il nuovo regolamento del Corpo di Polizia Municipale in quanto c'era l'esigenza di adeguare il nostro regolamento, quello vigente, che è vecchio di oltre 30 anni, a normativa statale e regionale che si è succeduta nel tempo. Quindi questo regolamento ha lo scopo e la funzione di disciplinare l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Corpo di Polizia Municipale secondo la disciplina statale, la legge 65 dell'86, che è la legge quadro della Polizia Municipale, e la legge regionale 12 del 2003 e il regolamento regionale 1 del 2015. In sostanza la struttura del regolamento prevede l'organizzazione del corpo, le funzioni del sindaco. Ricordo al Consiglio Comunale che diciamo il nostro settore, il settore della Polizia Municipale, gode di un ulteriore riconoscimento giuridico normativo da parte dello Stato, mentre tutti i dipendenti pubblici sono diciamo, ascritti alla disciplina del Decreto Legislativo 165 del 2001, la Polizia Municipale, oltre a questa previsione, ha anche un riconoscimento con una legge quadro, probabilmente attesa la delicatezza della funzione che cui diciamo, sono chiamati a svolgere durante l'attività. Quindi questo regolamento intende diciamo, non sostituirsi alla legge, ma
fare proprio i principi, i dettati normativi della legge statale e della legge regionale e quindi darne attuazione. Con l'occasione mi sono, in questo lavoro ho pensato di dotare il corpo di uno strumento flessibile nella organizzazione, nell'utilizzo del personale. Il vecchio regolamento in termini di orario era un po' ingessato e questo poteva costituire anche un problema sulla gestione del personale. Rammento che siamo un paese sostanzialmente turistico, per cui nel periodo estivo c'è bisogno di una maggiore flessibilità e ho introdotto ulteriori elementi di flessibilità. Quindi questo nuovo regolamento, oltre ad allinearsi con la normativa regionale che nel 2015 si è dato un'organizzazione, cioè la Regione ha ritenuto che tutti i corpi di Polizia Municipale della Regione Campania dovessero utilizzare gli stessi colori, gli stessi fregi, gli stessi distintivi di grado, per evitare quello che succedeva anti 2015, che da Capua a Sapri si potessero, passando per il Cilento e Valeriano, si potessero trovare colori diversi, distintivi di grado diversi, quindi c'è stata questa uniformità. Il nostro regolamento non è stato al passo, oggi con questo regolamento ci mettiamo in linea con la normativa regionale. Sono ben stabilite, ma in sostanza sono ribadite, le funzioni del sindaco, che è capo della Polizia Municipale, le funzioni del comandante, del vicecomandante e di tutti gli operatori. Quindi sostanzialmente è un regolamento che non fa altro che dare adeguamento alla normativa statale e regionale e dota di elementi di flessibilità sulla gestione del personale. Se volete fare qualche domanda sono a vostra disposizione. No, io penso di particolare, in generale è stato un ottimo lavoro, perché come diceva il comandante era necessario aggiornare tante cose, sia sviluppi normativi di carattere nazionale che regionale, ma l'approccio sulla gestione del personale io ritengo sia una scelta molto indovinata, perché dare la possibilità di allargamento dell'orario di operatività dei nostri vigili urbani certamente deve diventare nel tempo una priorità, perché è chiaro che specialmente nel periodo estivo, quando la città sostanzialmente si riempie in orari che sarebbero nel periodo invernale da considerarsi notturni, ecco, questa possibilità credo sia da apprezzare. Quindi questa maggiore flessibilità io penso ci aiuterà anche nel brevissimo periodo a organizzare magari dei turni che possano coprire un orario più lungo della giornata. Non so se c'è un orario stabilito già, mi pare. Praticamente il regolamento non può andare in contrasto con normative regionali e statali, tuttavia ho previsto che l'organizzazione del servizio copre, a prescindere dalla stagionalità di riferimento, un servizio che va dalle 8 di mattina alle 22 di sera, perché dopo le 22 ci sarebbe un orario notturno e ci sono implicazioni diverse. Tuttavia anche questa possibilità ho lasciato aperta, perché leggo testualmente: il comandante nel redigere il programma preventivo di servizio ha avuto riguardo a particolari periodi stagionali, ricorrenze o specifiche esigenze di servizio, potrà modificare all'inizio e alla fine del turno antimeridiano o pomeridiano ed istituire turni intermedi. Tale modifica sarà comunicata almeno 7 giorni prima della stessa, altresì a seguito di adozioni di specifici piani di potenziamento potrà istituire turni che impegnino anche l'orario notturno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria. Questo è molto utile, è chiaro che se noi riusciamo a arrivare per esempio fino a mezzanotte il turno e magari in un orario pomeridiano che c'è bene necessità magari solo una presenza singola di due operatori, per poi arrivare invece alla gran parte nella parte finale della giornata, è chiaro che nel periodo estivo questo calza molto meglio con le nostre esigenze, quindi questo devo dire è una scelta da apprezzare anche lungimirante. Voglio dire, poi tra l'altro sono in duplice veste perché sono il rappresentante sindacale della CGIL, quindi ho redatto questo regolamento nel tenere alto e come punto primigenio quello della funzionalità del servizio senza perdere di vista i diritti dei lavoratori. Bene, ci sono interventi? Sì, Presidente. Prego, consigliere Abbate. La mia dichiarazione di voto, più che altro, non interventi. Prego. Cioè, la mia dichiarazione di voto è basata su questo aspetto. Ho detto già prima che non ho digerito il fattaccio che si è verificato la volta scorsa, quello di ritirare tutti gli argomenti in discussione, quindi tutti i regolamenti. Siccome, comandante, me ne dia conferma, anche in questi, e di questo parlo addirittura del numero 9, numero 10 e numero 11 scritto all'ordine del giorno, perché poi sono 3 regolamenti, tutti quanti basati sul corpo dei vigili urbani, corpo della Polizia Municipale, non sia stata modificata una virgola rispetto alla seduta del 3 giugno. Perché? Perché erano regolamenti già fatti bene
erano regolamenti evidentemente che già potevano andare in votazione, ma che invece sono stati sequestrati da questa maggioranza perché dovevano portare a compimento le loro contrattazioni politiche. Allora, detto questo, rassicurato quindi praticamente la mia coscienza, siccome io ho un solo principio, cioè quello di non cedere a nessun ricatto da parte di questa maggioranza, dovrei, e dico dovrei, bocciare i regolamenti, non avendo fiducia in questa che è l'aspetto politico, ma siccome io ho una massima fiducia nel corpo della polizia municipale in generale, ma soprattutto in lei comandante, ho massima fiducia, faccio prevalere il mio senso istituzionale senza alcun pensiero, senza alcun rimorso, e faccio prevalere anche il mio aspetto di uomo, quindi nel senso che avendo fiducia in colui, cioè in lei, che ha espresso parere di regolarità tecnica, pur senza finire di leggere tutti i regolamenti con attenzione, avendo ascoltato la sua spiegazione, esprimo parere favorevole. A questa dichiarazione intendo farla trascrivere, segretario, sia per il numero 9, sia per il numero 10, sia per il numero 11 all'ordine del giorno. Grazie. Grazie, prego consigliere Pesca. Consigliere Bottini. La ringrazio per la stima. Io condivido la linea di Abate, noi ovviamente abbiamo stima del comandante Cauceglia, sono sempre regolamenti che fanno bene alla città, perché qui parliamo di ordine e di legge, e quindi ci aspettiamo tanto da lei, specie anche l'anno prossimo, collaborazione, perché ovviamente la polizia è un organo di tutela per tutti, e quindi noi la ringraziamo che si è organizzato così, e il nostro voto è favorevole. Diciamo anche che hanno ritirato il suo regolamento perché probabilmente c'erano accordi tra di loro e non avrebbero quindi votato il suo, quindi diciamo che ci è andato poco lei di mezzo. Noi siamo favorevoli al regolamento, va bene? Grazie, grazie. Prego consigliere Pesca. Anche la dichiarazione di voto è naturalmente rinnovo la stima dei colleghi nei confronti del comandante Cauceglia. Volevo dire che sono contento di questa, delle proposte che questa dà per questo e anche per le altre, perché è una delle prime volte che in Consiglio Comunale viene portata a conoscenza di come si gestisce il comando di polizia urbana, perché questa è una funzione anche fondamentale. Noi praticamente oggi con il regolamento che il comandante ci ha portato e ci ha reso partecipi come consiglieri comunali, quindi ma come cittadini, qual è l'attività che si svolge e anche eventualmente tutte le problematiche. Quindi è stata una scelta oculata e saggia quella di portare a conoscenza del Consiglio Comunale per noi, per i cittadini, di quale attività che viene portata avanti da parte della polizia municipale. Grazie consigliere. Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Unanime. Per l'immediata eseguibilità? Chi è favorevole? Unanime. Il Consiglio approva. Decimo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento di polizia urbana. Porto a conoscenza al Consiglio Comunale che mi è pervenuta da parte del comandante del Corpo dei Vigili Urbani una richiesta di emendamento all'articolo 11 del regolamento, a seguito di un adeguamento normativo. Chiedo al Consiglio di votare l'emendamento che vi è stato rimesso, penso che ne siete tutti a conoscenza. Chi è favorevole? Unanime alla modifica dell'articolo 11. Adesso votiamo l'atto deliberativo così modificato dall'emendamento articolo 11. Chi è favorevole alla proposta di delibera? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Il Consiglio approva. Voglio ringraziare il Comandante dei Vigili Urbani per questo regolamento in particolare, perché, come ben noto a voi, in altri Consigli Comunali ho sempre sollecitato il Sindaco su questa tematica così importante, l'insicurezza urbana. Mi raccomando al Comandante, perché in queste ore serali dei giorni scorsi, nel transitare il corso principale vedo delle persone con dei banchetti, con delle carte, e mi fermo qua. Chiedo veramente un'attenzione in particolare, perché non voglia mai Dio il susseguirsi di queste usanze. Grazie comandante. Undicesimo punto, approvazione regolamento speciale per l'armamento del corpo della polizia municipale. Prego comandante, se vuole dare qualche indicazione. Anche così gliele si deve dare delle indicazioni. Mi sembra di aver capito, oppure mi sono passato un passaggio, avete approvato anche l'intero regolamento? Sì. Quindi ok.
fai tutto okay. Un insieme così. Ok. Vabbè, diciamo, questo dei tre sono tutti e tre importanti. Gli strumenti regolamentari sono sempre importanti. Questo attiene, diciamo, mentre il primo, di cui ho già relazionato, e quello che seguirà, attengono diciamo, ad un'organizzazione, a un funzionamento interno, e questo regolamento invece afferisce proprio al benessere della comunità. Ho cercato con questo regolamento di stare al passo con i tempi, di adeguare diciamo, la norma regolamentare agli usi, ai costumi, e, diciamo, ad una città che cresce velocemente e adeguandola anch'esso alla normativa nazionale. Il vecchio regolamento non prendeva proprio in considerazione, non fosse altro perché del 2013, la possibilità del cosiddetto DASPO urbano. Questo regolamento è, diciamo, il DASPO urbano è la vera novità di questo regolamento. Facendo nostro, recependo il Consiglio Comunale, il decreto legge Minniti, il 14 del 2017 e il 113 di Salvini del 2018, in sostanza introduce uno strumento utile a servizio della Polizia Municipale, ma anche delle altre forze di polizia, del cosiddetto DASPO urbano. Voglio dilungarmi un attimo su questo, sono velocissimo visto l'orario. E impropriamente si parla di DASPO urbano, in realtà la norma introduce la possibilità per le forze di polizia che si trovino ad accertare ipotesi di illeciti amministrativi di particolare, come dire, allarme sociale, quali lo stato di ubriachezza. Poc'anzi ho dovuto far intervenire dei miei uomini qua all'interno perché è venuto un cittadino in evidente stato di ubriachezza. Questo sarebbe stato un caso in cui sarebbe potuto essere sanzionato con violazione dell'articolo 688 del codice penale ora depenalizzato e avrebbe ottenuto un ordine di allontanamento. Quindi gli avremmo ordinato di allontanarsi dal casa municipale per 48 ore e nel caso della violazione questo avrebbe potuto far scattare il DASPO urbano, cioè proporre al questore un DASPO urbano che fino a 6 mesi gli avrebbe potuto inibire l'accesso alla casa comunale. Quindi questo è il regolamento di cui ci siamo dotati. Ovviamente io questo regolamento prevede tantissime altre fattispecie, dal decoro urbano, dall'utilizzo degli spazi pubblici. Ho visto per esempio il malcostume, e molte volte succede in piazza sui mestieri e sugli artisti di strada, abbiamo cercato diciamo, di regolamentare, e attiene un po' a tutto quello che è la vita della comunità. È chiaro che questo non è uno strumento rigido. Oggi è introdotto questo strumento normativo importante, non è uno strumento rigido che tiene conto della città che cambia, che cresce, e quindi probabilmente lo dovremmo riadeguare. Però oggi ritengo che questo sia uno strumento che ci facilita nel dare risposte ai cittadini che magari lamentano o rumori molesti o semplicemente atti di pubblica contrari alla pubblica decenza, oppure l'antipatico fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche che ci vede con le mani legate, mentre questo regolamento ci dà la possibilità anche per i parcheggiatori e i guardiamacchine abusivi di applicare l'ordine di allontanamento finalizzato all'applicazione del DASPO urbano. L'emendamento di cui vi ho dato è, mi scuso con il Consiglio Comunale e con la Commissione Regolamenti, perché il regolamento per cui io stesso diciamo, mi sono proposto ho proposto al Presidente di emendare è perché non teneva conto di un regolamento regionale che è stato pubblicato l'8 febbraio del 2021, che obbliga i comuni costieri ad individuare dei tratti di spiaggia dedicati all'accesso ai cani, sebbene con delle limitazioni. E quindi nel vietare l'uso delle spiagge, delle scogliere e dell'uso del mare dal 1 giugno al 30 settembre, altresì il comune deve prevedere però una corrispondente area da destinare a questi tipi. E quindi ho voluto rendere un regolamento che non fosse illegittimo in contrasto con la norma regionale. No, volevo giustamente, da quando fu creato la questione del DASPO urbano, tra l'altro fu anche un argomento nel nostro programma elettorale, quindi riusciamo a finalmente portare a termine lo strumento del DASPO, perché mi ricordo che allora ministro Minniti, diciamo, inserì questa possibilità, però non eravamo riusciti ancora a inquadrare bene la normativa. Con questo regolamento abbiamo la possibilità, come ti spiegava il comandante prima, di avere la possibilità di chiederlo, che non è che lo emette il comune, come spiegava bene il comandante, ma possiamo chiederlo in virtù di una prima comunicazione, chiedere
agli organi competenti di emettere il DASPO stesso, però credo che è uno strumento che sarà molto utile al fine insomma, di anche scoraggiare comportamenti non corretti, quindi diciamo mi fa piacere insomma, essere riuscito a portare a termine a uno degli impegni che avevamo presi nel nostro programma elettorale. Molto sommessamente, senza voler fare polemiche, diciamo qui ci sta però l'emendamento, la modifica, però senza voler fare polemiche, giusto per segnalarlo. Ecco, comandante, vuole concludere sempre sull'argomento numero 11, altre notizie per l'armamento del corpo, sì, che è oggetto di voto. Anche questo regolamento è strettamente legato al primo, a quello del corpo della Polizia Municipale. Come dicevo, il vecchio regolamento è del 1990 e per quanto riguarda l'armamento faceva semplicemente un piccolo e un brevissimo passaggio dedicato in un articolo sull'armamento del Corpo di Polizia Municipale. Tuttavia, a seguito della legge 65 dell'86, con decreto ministeriale, il Ministro dell'Interno, il 145 dell'87, aveva disciplinato le modalità di come si dovevano armare i corpi di Polizia Municipale e in primis chiamare il Consiglio Comunale ad esprimersi su questa possibilità, perché molte città il Consiglio Comunale non ha espresso di dotare i propri diciamo appartenenti alla Polizia Municipale di dotare di un armamento. Quindi anch'esso è un regolamento speciale perché non fa altro che adeguare e colmare una lacuna che purtroppo è da tantissimi anni e questo regolamento in sostanza individua il numero diciamo, delle armi in dotazione, la modalità, la tipologia delle armi in dotazione. Ricordo che è una Beretta calibro 9 bifilare che rientra pienamente nelle caratteristiche della legge 110 del 75, quindi è compatibile con quello che prevede la legge, le modalità di custodia, e in questo diciamo, regolamento ho previsto anche in un passaggio che su valutazione del comandante della Polizia Municipale si possa sospendere diciamo, l'assegnazione dell'arma ove il comandante ritenga che profili diciamo, psicologici e attitudinali dovuti diciamo, ai casi e alle esigenze della vita possono determinare l'esigenza al fine di evitare anche quello che magari molte volte si è letto sui giornali, e quindi il comandante si è riservato questa possibilità eventualmente di farsi consegnare l'arma e sottoporre l'agente a valutazione di uno specialista di una struttura pubblica. Grazie comandante, passiamo alle votazioni se non ci sono interventi. Chi è favorevole alla proposta? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime, il Consiglio approva. 12° punto all'ordine del giorno, adozione, aggiornamento, regolamento comunale per l'assegnazione di contributi economici, benefici e patrocini della città. Grazie comandante. Della città di Agropoli. Relaziona il consigliere Crispini. Allora, grazie Presidente. In effetti di rilevante rispetto al precedente regolamento è stato inserito l'albo delle associazioni. Abbiamo in questo modo colmato una lacuna che avevamo da un po' di anni, in modo tale da questo ci consentirà attraverso una importante documentazione che le associazioni dovranno produrre di avere prontezza effettivamente sul territorio comunale quali associazioni insistono e sia di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, turistico, eccetera, è ben specificato nel regolamento e va ovviamente anche questa integrazione che abbiamo fatto al precedente regolamento nell'ottica di consentire sempre più una maggiore partecipazione dei cittadini, in questo caso delle associazioni, dei giovani in particolare, alla vita della nostra città. C'è un emendamento, certo, anche in questo caso, sì, in effetti riguarda l'articolo 7 e l'articolo 9, se ricordo, sì, la sua proposta bene, che sì, mi è pervenuta sono che, quelli della modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9, dove recitano entro un congruo termine entro 31 ottobre di ogni anno, sì, salvo superiore esigenze legate all'interesse del Comune di Agropoli. Ok, allora prima di passare alla votazione della delibera, sì, propongo al Consiglio, allora se ci sono interventi innanzitutto.
Allora, ok. Prego, consigliere Bottiglio. Io penso che questo regolamento parli dei contributi da erogare, sempre patrocinati dalla città di Agropoli, sempre ad associazione, se ho ben capito. La riforma consiste in questo, cioè per poter accedere a questi contributi bisogna... Già c'era il regolamento. Ripeto, cioè, e la modifica sta nel fatto che si fa un albo delle associazioni, in modo tale che non è che nasce un'associazione all'improvviso e piglia il contributo, ci deve essere un albo delle associazioni, in modo che tutti la possano consultare, c'è un termine in cui fare la domanda il 31 ottobre che ogni anno che l'associazione può proporre degli eventi al comune, che poi verranno valutati, eccetera, eccetera, quindi si aggiunge trasparenza, si aggiunge visibilità, si aggiunge possibilità di controllo in questo modo rispetto a prima, quindi ha più possibilità il consigliere di maggioranza e di opposizione di controllare, perché conosce e può conoscere l'albero dell'associazione che possono ricevere i contributi, ha il tempo di controllare le proposte perché c'è un termine temporale in cui proporle, quindi c'è tutta una possibilità di incrementi, di controlli e di trasparenza rispetto ai contributi. Quindi le associazioni vengono iscritti in un albo, cioè come l'albo degli avvocati, quindi c'è un albo dove partecipano tutte queste associazioni, non c'è una selezione, ognuno si può iscrivere, basta che ha un'associazione. Lo deve produrre tutta una documentazione. Quindi vabbè. Bilancio, atto costitutivo, statuto. Ci sta una serie di requisiti che deve avere il consigliere. Vabbè, io vedo da parte mia, non è che dice per partito preso, perché come vedete noi votiamo anche a favore, no? Quando le cose le vediamo in un certo modo. Il mio voto qua è contrario, perché non avendo un assessore al turismo, sto turismo io non so, io leggo solo determine, tante di quelle determine che escono e niente più, quindi per me creare ancora restrizioni, l'albo, l'iscrizione, comunque penso che sia tutta una manovra, va bene così, il mio voto è contrario. Grazie, ci sono altri interventi, consigliere Pesca. Anche io annuncio il mio voto di astensione su questo regolamento, anche se sono contento che ci sia, perché sostanzialmente io credo che quando le cose vanno regolarizzate in un certo modo, dopo tanto tempo, laddove manca un regolamento specifico, penso che sia sempre una cosa positiva. L'unica cosa che vorrei evidenziare è che non deve essere l'associazione o chi per esso a dover proporre delle cose, ma io credo una cosa, che bisognerebbe prevedere anche in questo regolamento, e si potrebbe fare, una cornice. Cioè, mi spiego meglio, io credo che all'inizio di ogni anno il Comune di Agropoli debba individuare degli obiettivi, sia nel campo culturale, sia nel campo storico, in tutti i campi, prevedere degli obiettivi e prevedere questi obiettivi debba individuare quali sono le manifestazioni che possono meglio portare al raggiungimento degli obiettivi stessi che si è programmato, tanto nello sport, tanto nella cultura, tanto nel turismo. Fatto questo, le associazioni poi, in questa cornice, in quest'ambito, possono, che devono risultare iscritte, ed è importante che siano iscritte già all'interno di questo elenco, possono fare delle proposte da valutare da parte dell'amministrazione comunale. Questo che significa? Significa che noi non lasciamo spazio alle associazioni di voler organizzare che cosa vogliono, ma siamo noi a dover dire, noi abbiamo bisogno di tot manifestazioni all'anno, tot incontri all'anno, voi fateci delle proposte come associazioni e noi li prendiamo in considerazione. Questo è quello che io ritenevo che si poteva mettere come corollario all'interno della proposta stessa. Poi io non lascerei totalmente esclusa da chi può avere questi contributi associazioni non iscritte. Perché? Perché come voi ben sapete, come succede nel tempo, vi può essere anche un'associazione esterna che, nonostante non sia iscritta nell'albo, possa proporre qualcosa di veramente importante e necessario per il comune. Quindi limitare soltanto a quelle associazioni, quindi lasciare aperto una finestrella con la quale dire, laddove
Sta nell'emendamento che è stato proposto, se lo legge, si è fissata una data per la programmazione, come dice lei, e nello stesso tempo si lascia quella finestra salvo superiori esigenze legate all'interesse del comune. Nel momento che arriva una proposta interessante, salta quel termine che gli era stato fissato. Sia come albo che l'emendamento, perché queste sono cose fondamentali, perché altrimenti si viene a privare di un qualcosa che potrebbe essere importante. Sindaco, l'invito che voglio fare è creare un assessorato ad hoc, sarebbe fondamentale, perché l'assessorato ad hoc che coordina queste associazioni, che coordina questi interventi, è fondamentale per tutti quanti. Grazie. Grazie a lei, ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta con la modifica dell'emendamento? Facciamo due votazioni. Allora, prima sull'emendamento dell'articolo 9, articolo 7 e articolo 9. Chi è favorevole? Chi è contrario? Pure Pesca, favorevole. Chi è contrario, Botticchio. Chi si astiene, Abbate. Mentre adesso votiamo l'intero corpo della delibera così modificata dagli emendamenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Botticchio. Chi si astiene? Pesca e Abbate. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Botticchio. Chi si astiene? Abbate e Pesca. Il Consiglio approva. 13° punto all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento per la gestione e l'assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali. Relazione il consigliere De Filippo. Prego, consigliere. Rapidamente, perché mi rendo conto dell'orario e poi del resto è stato anche dibattuto e discusso anche in commissione statuto del regolamento. Chiediamo un aggiornamento del regolamento per la gestione e assegnazione degli spazi acque, quindi degli ormeggi e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione del Comune di Agropoli. Diamo nient'altro che maggiore attenzione alle regole di condotta del porto, incominciamo a trattare anche i rifiuti, abbiamo installato delle piccole isole ecologiche, quindi cominciamo a fare la differenza da porto, piccole regole di condotta che riguardano i rumori molesti e contenitori, e poi questo regolamento abbiamo modificato un poco più sostanzialmente sulla parte che invece ci darà la possibilità di fare una lotta un poco più attenta e forte agli attracchi abusivi. Questo regolamento è stato condiviso e modificato anche con la Polizia Municipale e dà una centralità alla Polizia Municipale e anche all'Ufficio Porte e Demanio, che fino a ieri non riusciva a dare un contributo alla lotta degli attracchi abusivi. In larga scala queste sono le modifiche più sostanziali e comunque sono a disposizione per chiarimenti. Ci sono interventi? Credo sia da sottolineare l'approccio del consigliere. Effettivamente, diciamo, con questo regolamento abbiamo gli strumenti, giusto, per poter punire quello che non si poteva fare prima, perché non c'era chiarezza rispetto né alle competenze né a chi doveva fare cosa. Quindi oggi col regolamento attuato sappiamo che la Polizia Municipale potrà intervenire se ci sono un attracco abusivo, se c'è una barca che è messa male, giusto? E date degli strumenti più flessibili e più efficaci per combattere proprio l'abusivismo. Va bene. Vabbè. Prego, questo è l'ultimo regolamento, quindi avete fatto uno ciascuno, bravi. In questo regolamento prevede i bagni al porto lì, perché mi chiamano in continuazione che sono sempre in disuso. Con grande orgoglio, sono tutte e cinque funzionanti, anche quello dei disabili, e si può andare a controllare stamattina. Io sono andato proprio stamattina prima. Quindi, di venire. Quindi l'avete, perché allora chi mi ha chiamato evidentemente mente. Io mi accertai l'anno scorso, erano effettivamente in disuso. Si vede che lei ha provveduto e quindi la ringrazio, no? Provvedo l'ufficio, però va bene, certamente anche dietro impulso politico. Chi è responsabile? Non lo so, lei, qualcuno, non è che io dico che lei deve badare i bagni pubblici, però comunque è un pubblico servizio dove noi dobbiamo stare attenti o sbagli. Che la gente non è che poi si trova al porto, che deve fare. Quindi vabbè, il regolamento suo
anche lo ha portato, e quindi o passano tutto o nessuno, visto come siete belli. Premetto che in commissione la sua dichiarazione è stata chiarissima. E chi ci viene in commissione? Il cartello dovete mandare a casa, e chi ci viene più? Ma chi vi guarda più, per l'amor di Dio? Dopo che si dichiara, esce una dichiarazione, per l'altro. Posso sapere cosa ha dichiarato il consigliere Botticchio? Vi ringrazio, no, non condivide il regolamento, che però ha partecipato solo... Allora è inutile che giocate. Aspetta, le mie dichiarazioni, partecipare a una discussione non vuole essere un'arma per voi per denigrare le persone. Quindi state zitti, perché voi oggi con il consigliere, col consiglio comunale di oggi, sapete cosa avete dichiarato alla città? Che fate votate in accordo. Non per il bene della città, votate in accordo vostro, per il bene vostro. Quindi una bella dimissione vi dà onore. Una bella dimissione a casa e date spazio ad altri. Tutti quanti, tranne qualcuno forse. Ti volevo solo dare supporto, che effettivamente nella mia commissione di appartenenza tu hai fatto mettere... ma puoi dire quello che vuoi. No, oggi faccio mettere verbale che non condividi oggi il regolamento. Oggi è un consiglio... Ti sto dando ragione, Giuseppe. Grazie. Però detto questo, che mi dai ragione e ti ringrazio, questo consiglio comunale è una vergogna. Spero in futuro che vi ravvedete, non lo so. Prego, consigliere Abbate. Allora, io su questo regolamento in particolare non ho intenzione di aprire polemiche, ma nemmeno però ho intenzione di votare a mosca cieca, e mi spiego. Mi spiego perché evidentemente potrei essere equivocato e non lo voglio essere. La competenza ad approvare i regolamenti è del Consiglio Comunale, però giustamente io ritengo che il Consiglio Comunale, per poter approvare praticamente un regolamento, debba essere anche documentato, almeno con sufficienza. È chiaro che qualcuno di voi potrebbe dirmi che potevi andare a guardare il piano degli ormeggi, di cui è l'articolo 3 dello stesso regolamento, e ti rendevi conto della consistenza, della quantità, della qualità, della distribuzione degli ormeggi. Non l'ho potuto fare e non l'ho fatto perché evidentemente ritengo che non sia importante andare nell'ufficio e guardarsi il piano degli ormeggi, ma che il porto, soprattutto quello di Agropoli, perché ha una particolare valenza, diciamo, addirittura ambientale, paesaggistica, di posizionamento, di coerenza e di continuità con un percorso del PUC che abbiamo fatto, meriterebbe, a mio modo di vedere, lo chiedo con tutta il senso e con tutta la certezza di quello che sto per dire, richiederebbe una discussione un poco più particolareggiata. Da questa discussione più particolareggiata potrebbe poi nascere praticamente, diciamo, la conoscenza da parte di un consigliere di opposizione, perché almeno io non sono documentato sulla tipologia, quantità e distribuzione degli ormeggi, potrebbe richiedere quindi praticamente una conoscenza maggiore, ed io potrei assumere una decisione su un regolamento con molta più tranquillità. Quindi ve lo chiedo in un modo, diciamo, accorato. Perché? Perché io potrei pure dire, vabbè, questo regolamento bene o male comunque fa rinvio praticamente alla delibera di giunta, ma io nella giunta, onestamente, personalmente, ho una fiducia massima, io negli assessori presenti, ho una fiducia massima, è nell'organo deliberante dell'insieme, cioè della giunta, che non ho fiducia alcuna, non ne ho nemmeno un poco. Quindi non posso affidarmi a questa giunta con fiducia, così come fanno i consiglieri di maggioranza che si affidano invece alla giunta con fiducia. Mi dovrei affidare praticamente alle mie conoscenze che non ho. Quindi ritengo, per rispetto alla verità di questo regolamento, ritengo di astenermi. Avrei preferito però, molto onestamente, entrare nel merito e poterlo approvare o addirittura bocciare, se casomai. Avrei potuto proporre degli emendamenti che regolassero un po' meglio l'attività della Giunta, cioè quello di portare a conoscenza il Consiglio Comunale almeno, diciamo, ogni 6 mesi, in modo tale che tutte le attività del porto, questioni importantissime di Agropoli, arrivassero in Consiglio Comunale almeno ogni 6 mesi per fare il riassunto qualitativo e quantitativo di quanto operato dalla Giunta. Ma so che verrebbero bocciati gli emendamenti, quindi mi astengo, cerco di non istigare praticamente in questo caso io per primo la maggioranza, però desidererei che questa maggioranza pigliasse immediatamente, quanto prima, la decisione di portare in un'apposita riunione, non deve essere per forza seduta consiliare, l'argomento porto e discuterne e farci vedere a noi a conoscenza di tutto. Quindi mi astengo per queste motivazioni. Grazie consigliere. Prego consigliere Vesco.
è un regolamento quello che stiamo approvando, però è un regolamento che noi, che potrebbe già di per sé fra qualche mese non essere efficace. Perché? Perché noi non stiamo discutendo su quella che è la legge regionale nuova e su quello che praticamente che ciò che farà la legge regionale nuova sull'assegnazione del demanio marittimo direttamente alla gestione del comune. Quindi io inviterei, anche se mi asterrò a questa votazione, inviterei di verificare e adeguare il regolamento stesso a quello che sarà la nuova normativa che è entrata già in vigore, ma che da poco dovrebbe sicuramente poter cambiare le regole di questo regolamento. Poi voglio dire, questo regolamento è anche monco di un'altra cosa, di una relazione che poteva fare l'assessore al bilancio, perché noi stiamo discutendo non soltanto di come regolarizzare il porto, ma stiamo discutendo anche degli ormeggi. Qui stiamo discutendo sul piano economico qual è l'incasso che il Comune di Agropoli ha sul porto in relazione a quello che saranno l'assegnazione degli spazi. Quindi anche questo era importante poter portarlo come cornice ad un regolamento, ad un'approvazione di questo Consiglio Comunale che non è stato fatto, quindi un piano economico di tutto. Quindi io veramente non facendo nessun tipo di polemica e non voglio fare polemica, però io, come diceva anche il consigliere Abbate, inviterei, già che stiamo parlando di uno dei volani del turismo di Agropoli, cioè il porto di Agropoli, e già che stiamo parlando quindi di un qualcosa di veramente importante che facciamo passare eventualmente con un piccolo regolamento che abbiamo deciso parlando dei bagni e cose, ma non è quello. Noi dobbiamo discutere di cose molto più importanti sul porto di Agropoli, di come gestire il porto di Agropoli non adesso, ma da adesso a 7-8 anni, perché questa è la realtà dei fatti. Io credo che è un regolamento questo che voi approvate, magari approvate, che già fa parte del passato e soprattutto è un regolamento che non porta alla base quello che deve essere la cornice delle normative vigenti e quello che è il piano economico del Comune di Agropoli e che cosa il Comune di Agropoli voglia fare sul porto. Grazie. Grazie. Un attimo per... Allora, io ho iniziato dai bagni perché è la cosa più eloquente, ma la cosa più vergognosa è l'abbandono del porto e i soldi che vengono presi dall'ormeggio delle barche, cioè entrano 500-600 mila euro l'anno. Scusate, ma questi soldi dove vanno? E il porto poi è abbandonato. Caspita, io lo dico ogni consiglio comunale, sempre, lo urlerò sempre, quindi portate i regolamenti che volete, ma sono i fatti a parlare, è all'atto pratico, che qua non possiamo avere solo regolamenti e scritture, articoli, scritture. La gente non vuole questo, la gente vuole la praticità, vuole il comportamento dei consiglieri comunali che amino la città, è inutile che venga uscito con associazione e regolamento, la dovete smettere. Grazie consigliere, prego consigliere Di Filippo. Giusto, una replica, non è assolutamente per fare polemica. Innanzitutto questo regolamento affligge gli specchi d'acqua in concessione, quindi ai nostri posti barche, ai nostri piani di ormeggio, quindi come ben diceva Mario, sicuramente saranno oggetto di modifica regionale, europea, che stiamo attendendo con ansia e che sicuramente poi riceveremo quando sarà il momento, e grazie per lo spunto, anche se stiamo attenzionando ormai da anni. Ritornando al piano di ormeggio che mi ha chiesto l'ingegnere Abbate, che giustamente io non ho potuto sintetizzare perché quest'anno è stato fatto il bando triennale, noi abbiamo dato per 3 anni, abbiamo assegnato i posti barchi, quindi abbiamo fatto il nostro piano di ormeggio in base alle domande pervenute e quindi per 3 anni abbiamo già un piano di ormeggio abbastanza rigido, conosciamo già le imbarcazioni, l'abbiamo strutturato e equilibrato in base alle esigenze che in primis l'ufficio ha pubblicato e reso note e poi successivamente in base a quelle che poi sono venute all'ufficio. Quindi certamente l'ufficio è a vostra piena disposizione, è inutile dirlo, siete tutti consiglieri comunali e potete tutti in qualsiasi momento poter prendere accesso di tutta la documentazione del nostro piano d'ormeggio, ma a me fa piacere anche in un'altra sede potervi dare atto e merito di tutto il lavoro che sta facendo l'ufficio porto e demanio sulla questione proprio del piano di ormeggio. In più sono aperto anche a consigli perché in mezzo a noi ci sono anche persone che vivono più di me il mare e più di me hanno arti marinaresche che possono mettere a disposizione, quindi sono aperto anche a buone pratiche che possono suggerirmi. Grazie comunque della disponibilità. Grazie. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Botticchio. Chi si astiene? Pesca. Abbate. Per immediata eseguibilità, chi è favorevole?
Chi è contrario? Botticchio. Chi si astiene? Pesca, abate. Il Consiglio approva. 14° ed ultimo punto all'ordine del giorno. Decreto legislativo numero 50/2016, con successive modifiche e integrazione, articolo 21, programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici. Relazione il Sindaco. Prego. Abbiamo provveduto a fare... Prego, consiglio. Allora... Sindaco, scusami, non è che prego, ti volevo prego. Togliere la parola, ma è una questione preliminare. Cioè, io ritengo che questo argomento non possa essere discusso, perché è arrivato nemmeno 24 ore, 22 ore prima nelle nostre conoscenze, ed in più non ha un motivo di urgenza. Si tratta praticamente di un classico piano triennale, elenco annuale, di cui il decreto legislativo del 2016, quindi non ha un solo motivo di urgenza. Quindi faccia come meglio crede, però sappia che io intendo far mettere immediatamente a verbale, segretario comunale, che questo argomento non poteva essere portato in discussione. Cioè, nel senso che, mi spiegherò meglio, perché quando farò poi il ricorso, non sarà basato sul fatto che è illegittima la decisione, ma è sbagliato concettualmente condurre questa a proposta in Consiglio Comunale, e quindi criticherò questo e chiederò interventi su questo. Ovviamente mi saranno, come al solito, e voi ne avete conoscenza, tutti quanti bocciati dal prefetto, il quale poi fa finta che chiede spiegazioni, ma io andrò avanti, non mi fermerò. Quindi, Presidente, le chiedo di non portare l'argomento in discussione, perché lei non poteva portarlo, altrimenti avrebbe dovuto dare la spiegazione dell'urgenza. Allora, consigliere, posso? Rispondo prima io, Sindaco, perché sono chiamato in causa e giustamente il consigliere mi osserva un qualche cosa dal suo punto di vista che può essere non urgente e non riveste tale caratteristica, e io non potevo investire il consigliere comunale con l'immediata urgenza. Guardi, consigliere, quando l'ufficio tecnico, come lei ben sa, il Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio e tutti gli atti che vengono fatti quotidianamente dal Governo centrale, dall'Unione Europea e dalla Regione Campania, l'ufficio Lavori Pubblici mi chiede, che sono prossime le scadenze di due progetti importanti che non erano stati inseriti nel piano triennale o nell'elenco annuale delle opere pubbliche, io mi assumo questa responsabilità. E per la città di Agropoli me l'assumerò sempre questa modalità di responsabilità. La invito anche a lei a riflettere sull'argomento, perché è un argomento dove trattiamo opere pubbliche, un bene comune, pertanto qui non stiamo decidendo a carattere di urgenza un qualche cosa che la normativa non me lo consente. Oggi ci sta un sistema paese che corre e noi ci dobbiamo adeguare a questa corsa. Grazie, consigliere. Non sapevo di essere così arretrato culturalmente. Comunque abbandono l'aula per dare dimostrazione che sono arretrato. La ringrazio vivamente. La ringrazio. Prego, consigliere. Io la invito a ritirare questo argomento e discuterlo tutti insieme, maggioranza e opposizione. Qua si parla anche di lavori, lavori al porto, dove io ho visto nel programma triennale 2020-22 lavori al porto con servizi per i diportisti, sembrava quasi un servizio, con anche con privati. Oggi qua ci sono tante voci, quindi io sono preoccupata di questo piano triennale. Se è possibile lo ritiriamo, ovviamente, come dice lei, per il bene della città. Ovviamente noi non è che lo vogliamo ridiscutere. Si rimanda la discussione e consigliere, non lo ma lei l'ha letto il piano triennale? Eh no, perché 20 ore quando allora l'ha io mandato? Le consiglio 20... come giustamente 20 ore fa quando l'ha mandato? Non abbiamo allora, avuto il tempo. No, stamattina lei come è arrivata mi ha chiesto questo. Chiese, ma non ho fatto, perché talmente sono tante le opere. Bene. E tanto è il lavoro da fare nel che effettivamente mezz'ora, 10 minuti non nel penso piano che annuale c'è riportato. Cerchiamo di rimandarlo, no, secondo non me. Non possiamo rimandare perché noi non possiamo permetterci di perdere dei finanziamenti. Ok, prego, Pesca. Allora, io capisco tutto, l'unica cosa che mi rivolgo ai consiglieri tutti.
Se il Presidente del Consiglio ci sta dicendo che è un discorso di immediatezza perché si perde un finanziamento, è chiaro che deve portarlo in Consiglio Comunale, se no praticamente come fa? Se è arrivato 10 giorni fa è un problema, ma se è arrivato nell'immediatezza è chiaro che deve portarlo in Consiglio Comunale. Io questo è quello che penso. Allora mi può testimoniare il Segretario Generale. Con onestà intellettuale, quindi volevo dire questo. Questa proposta, consigliere, io non la volevo portare. Poi sono stato richiamato dal segretario generale, mi ha detto ci sono 2 progetti, io ho detto va bene, mi prendo la responsabilità. Questo è il modo di fare politica, senza... Ci poteva consultare subito, no. Sentiamo questi 2 progetti quali sono, ce lo dice in parole povere. Ve lo dice il sindaco che relazione, prego sì. E questi 2 progetti, questo è il discorso, cioè, quindi si discute questi 2 progetti. 5 milioni sono importanti, prego sindaco. Allora. La modifica sul quale dovete fare la vostra valutazione per decidere se votare o se non votare, fanno riferimento sostanzialmente a 3 interventi, 3, sono solo 3, gli altri sono uguali al vecchio piano, ok? Quindi diciamo la valutazione che dovete fare fa riferimento solo a 3 lavori, ora li elenco e vi spiego. Il primo, lavoro di ripristino dei fondali del porto, qui prima questo è un lavoro regionale e non rientra in quelli urgenti, però allo stesso tempo, anche questo è urgente, spiego perché. Questo progetto, diciamo così, che previene da un finanziamento regionale, annunciamo noi già a sua volta l'ottenimento del decreto di finanziamento. Purtroppo la Regione Campania, per una serie di scelte interne, ha deciso di modificare alcuni parametri sulla base dei quali il finanziamento si poteva ottenere oppure no. In termini pratici, giusto per farvi capire, prima col finanziamento potevamo pulire qui nel caso del porto di Agropoli i fondali a 360 gradi, invece ora con questo finanziamento diventa un lavoro di carattere strutturale e quindi non potevamo più soltanto pulire i fondali, ma dobbiamo intervenire, diciamo così, modificando strutturalmente il porto e quindi sarà un intervento che determinerà quindi un incremento della profondità del porto in alcune aree dove non è stato mai profondo, per intenderci. C'erano alcune aree che prima era profondo 3 metri, poi nel tempo si sono accumulati dei sedimenti e questi 3 metri sono diventati 2 metri. L'idea iniziale era quella di pulire questo metro per andare a recuperare in tutto il porto. La Regione ha cambiato tipologia di intervento e da manutenzione, tra virgolette, straordinaria è diventato un intervento strutturale. A quel punto non potevamo intervenire su un intervento di manutenzione straordinaria, quindi pulizia, ma dovevamo modificare il porto stesso. Quindi siamo andati a intervenire in quell'area del porto, per intenderci quello vicino alla banchina vecchia, dove storicamente mettono navi i pescatori, storicamente è basso. Lì interverremo aumentando la profondità. Quindi loro stessi ci hanno detto di cambiare la tipologia del progetto. Noi l'abbiamo cambiato e l'abbiamo cambiato anche nel piano triennale. Lì andiamo di corsa, non è una cosa che scade domani mattina, ma siamo anche lì con molta fretta perché rischiamo, diciamo, di perdere il treno dei finanziamenti. Ci è stato già assicurato che non è così. Però questa modifica aveva necessità di andare rapidamente. Gli altri 2 invece, che sono, e questo sostanzialmente non abbiamo fatto altro che rimodulare il progetto, la cifra rimane 2,950. Okay? Poi abbiamo l'altro. Realizzazione asilo nido in località Moio. Noi prima avevamo un micro nido progettato in quella località. Qui c'è il termine. Rispetto all'occasione che ci dà il Governo nazionale, possiamo candidare un progetto di asilo nido, non micro nido, quindi anche qui siamo dovuti intervenire per un cambiamento. E dobbiamo immediatamente, abbiamo già inviato la progettazione, abbiamo già eseguito, abbiamo già inviato tutto, manca la delibera del Consiglio da inviare per chiudere la partita su queste famose piattaforme, perché il Ministero, al fine di raccogliere i dati dei comuni, ha creato delle piattaforme con, diciamo, regole molto molto stringenti, cioè là, anche se manca, come dire, la data di una delibera, la piattaforma non ti fa chiudere il procedimento. Nel nostro caso manca questa delibera di Consiglio Comunale. E poi la richiesta di finanziamento è completata. Ancora più importante questa nuova opera, l'unica nuova opera, quindi le prime 2 avevano solo delle modifiche in termini di progettazione, uno diciamo da manutenzione straordinaria intervento strutturale, un altro da asilo micronido ad asilo nido, che diciamo rispetto all'età dei bambini cambia.
Questo invece è l'unico progetto nuovo inserito, si chiama miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale mediante un intervento di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, culturali, educativi, didattici in Viale Lombardia. Anche questo è un finanziamento sempre che fa riferimento ai fondi che riceve il Presidente del Consiglio, cioè sono fondi nuovi. Qual è il senso della delibera? Dice il legislatore, se tu hai un'area, diciamo in qualche modo degradata, e mi proponi un progetto di finanziamento fino a 5 milioni di euro, puoi ottenere il finanziamento e l'importante è che quell'area la trasformi in un'area che ha questi parametri di riferimento: sviluppo dei servizi sociali, culturali, educativi e didattici. Noi abbiamo tutta l'area della Croce Rossa, l'area della palestra, tutta quell'area lì, che si presta a questo tipo di finanziamento e lì potrà diventare un edificio nella progettazione molto bello di 5 milioni di euro dove potremo andare a fare tutti questi servizi così importanti per la città, anche lo spostamento e la valorizzazione del centro sociale polivalente, mondo dell'associazionismo, che avrà cultura, diciamo la possibilità di avere dei luoghi totalmente diversi, molto più grandi, accoglienti. Potremo fare un luogo di incontro complessivo dove si potranno incontrare persone, insomma, è posizionato nel parco, è un progetto molto bello. Cosa aggiungo rispetto a questo termine? Che per una serie di combinazioni favorevoli, perché giustamente quando tu chiedi un finanziamento cerchi di capire poi, perché non è che solo tu lo chiedi naturalmente, sono tanti comuni in Italia che fanno il finanziamento, cerchi di capire in proiezione quale può essere il tuo posizionamento in un'ipotetica graduatoria. Ebbene, per tutta una serie di condizioni si sono terminate una serie di condizioni favorevoli per cui il Comune di Agropoli, una volta che ha candidato il progetto, è nella possibilità quasi certa di ottenere il finanziamento per tutta una serie di motivazioni, di combinazione di popolazione in crescita, popolazione giovanile in crescita, tutta una serie di parametri che ci aiuta e ci posiziona nei primi 10 della Regione Campania. Quindi rispetto all'interlocuzione che abbiamo avuto con la Regione, loro sono convinti che ci finanzieranno questo intervento. Quindi perdere un'occasione così di una riqualificazione di tutta un'area veramente sarebbe una cosa, un delitto vero e proprio. Ecco perché vi stiamo chiedendo di tra virgolette accettare la realtà, perché poi la realtà dei fatti è proprio questo, accettare di poter votare questa delibera compiutamente, atteso che poi la scelta riguarda appena 3 interventi che ho appena descritto. Quindi non è che serve, come dire, un pomeriggio intero per fare una valutazione. Credo che sono 3 interventi, li ripeto giusto per chiarezza: lavoro di ripristino del fondale al porto, prima era manutenzione straordinaria, diventa lavoro strutturale, la cifra rimane la stessa; realizzazione dell'asilo nido in locale a Moio, prima era micronido, ora diventa asilo nido; rimodulazione del progetto, la cifra rimane la stessa; e nuovo progetto, miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale per 5 milioni di euro, 4,980, che abbiamo detto sarà quasi certamente finanziato, ce l'auguriamo. Basta soltanto che approvata la delibera, la mandiamo immediatamente agli uffici, gli uffici inseriscono approvato con delibera di consiglio numero inseriscono nella piattaforma, chiudono il caricamento dei dati e finalmente possiamo porre la questione a finanziamento. Se non facciamo questo scadono i termini e non possiamo più. Consigliere Botticchio entra in questa struttura Croce Rossa Protezione Civile. Ok, grazie. Ci sono altri interventi? Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Chi si astiene? Votticchio. Per immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? Votticchio, il consiglio approva. Si concludono gli argomenti. Vi auguro una buona giornata.